Buonasera a tutti, prego segretario faccia l'appello. Biasi Franco. Presente. Di Filippo Giuseppe. Presente. Crispino Francesco. Presente. Russo Gennaro. Presente. Marciano Pietro Paolo. Presente. Cammarota Giuseppe. Presente. La Porta Massimo. Presente. Errone Gianluigi. Presente. Di Nardo Eleodoro. Presente. Bufano Bruno. Presente. Framondino Luigi. Sì, è chiamato me e arriva in ritardo. Comite Nicola. Presente. Botticchio Giuseppina. Presente. Coppola Salvatore. Presente. Abate Agostino. Presente. Pesca Mario. Presente. Adamo Coppola. Assessori Santo Suosso, Mutalipassi, Benevento e Lampasola. La seduta è valida. Prima di passare ai punti all'ordine del giorno, voglio formulare a nome dell'intero Consiglio Comunale le più sentite condoglianze al consigliere Botticchio per la perdita del suo caro papà e del cognato del consigliere Marciano che nei giorni scorsi sono venuti a mancare. Grazie. Grazie. Primo punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere comunale Giuseppina Botticchio e Mario Pesca al sindaco ed agli assessori Santo Suosso e Mutalipassi sulle procedure di gestione del Cineteatro. Prego consigliere Botticchio e poi Pesca a seguire. Buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera Sindaco, buonasera ai consiglieri e assessori. Allora, una domanda, ovviamente noi quando facciamo delle interrogazioni rispondiamo alla città di Agropoli, perché è la città di Agropoli che ci delega a queste interrogazioni, interrogazioni importanti, interrogazioni che vogliono chiarezza, parliamo del patrimonio della città di Agropoli e quindi queste domande, queste interrogazioni sono doverose da parte mia. Parliamo di cineteatro. Di cineteatro se ne parla tanto in città, sembrerebbe che forse il contratto è scaduto con il vecchio gestore, sembrerebbe che ci sono dei cambiamenti, però ovviamente noi chiediamo al sindaco, chiedo all'assessore Santo Suosso. All'assessore Santo Suosso chiedo in qualità, perché lui si è occupato sempre di teatro, ha fatto sempre politica e quindi darà, oltre alla sua opinione, magari darà qualche dritta, qualche consiglio. Invece a Roberto Mutalipassi, assessore alle finanze, per quanto riguarda il conteggio, cioè se gode di buona salute questo cineteatro, cioè è pagato dalla città di Agropoli e quindi la città chiede il conto, chiede spiegazioni. Allora intanto diciamo chiediamo al sindaco. Grazie. Grazie, prego sindaco. Un caro saluto a tutti voi. Allora, per quel che riguarda l'interrogazione di oggi, è un'interrogazione molto generica, come spesso capita. È dice parla del cineteatro. Io parlerò del cineteatro, però non ho capito, diciamo, se c'è un'indicazione. Vabbè, ma lei la butta sempre in caciara, perché questo è il suo vizio. Io ho fatto una domanda chiara, il vecchio gestore non c'è più, so che ha consegnato le chiavi, voglio sapere il futuro di questo cineteatro. Ora l'affidamento. Prima non l'aveva detto. Ma scusate, ma siete un sindaco, ma ve le devo imboccare le cose? Io non capisco, resto basita, la domanda è generica, ma lo sanno tutti il cineteatro, che il vecchio gestore ha consegnato le chiavi e c'era un insoluto e vogliamo sapere l'affidamento, come verrà data la procedura. Sindaco, ma veramente siamo all'asilo, scusatemi. Leggo il testo dell'interrogazione del consigliere. Ma io posso parlare o devi parlare solo tu? Consigliere Botticchio. La sottoscritta Giuseppina Botticchio, consigliere comunale, chiede al sindaco di Agropoli e ai consiglieri dopo spiegazioni sul cineteatro. Questa è l'interrogazione. C'è scritto procedure e bugiardo, no, come al solito. Procedure di gestione del cineteatro. Procedure, procedure di gestione. È generica. Lei è un mistificatore, come al solito. Però lei non mi deve interrompere. Lei è un mistificatore. Lei non mi deve interrompere. Lei non mi deve interrompere. Presidente, non mi deve interrompere. Allora, noi abbiamo chi fa la domanda, abbiamo chi risponde, io rispondo come voglio. Lei non mi deve interrompere. Vabbè. È chiaro? La prima cosa è l'educazione.
Allora, come sapete, terminato il contratto e consegnate le chiavi, è stata incaricata la Giunta, con delibera di Consiglio Comunale, di valutare come gestire il cineteatro. La Giunta in questo momento ha valutato, come già vi ho detto, una immediata gestione diretta da parte dell'ente, ma è chiaro che in questo momento particolare, non avendo approvato il bilancio di previsione, a causa dei motivi che sapete, il problema della Corte Costituzionale, eccetera, eccetera, e stiamo aspettando, tanto è vero che l'approvazione del bilancio è stata rimandata al 31 luglio, dobbiamo attendere anche noi per poter approvare il bilancio di previsione. Come fa la Giunta oggi a fare una proposta concreta, se non nell'ambito di una valutazione complessiva di un bilancio di previsione, dove potrà dire, benissimo, abbiamo intenzione di gestirlo in questo modo, di fare questo investimento, di prendere una persona che fa questo, di fare questa, non lo può fare se non c'è l'approvazione del bilancio di previsione. Quindi, considerato che siamo in una fase di termine della pandemia, non c'è nell'immediato la necessità dell'utilizzo dello stesso, considerato che all'interno, come sapete, le attività sono molto molto ristrette, abbiamo il tempo di approvare il bilancio e la Giunta potrà in quella fase, in quella sede, probabilmente anche in quello stesso consiglio, poter proporre la tipologia di gestione con il piano finanziario adesso collegato, perché non si può immaginare una gestione, come dire, senza un piano finanziario, senza delle azioni che si mettono in campo, e questo si potrà fare solo quando avremo certezze sui numeri del bilancio. Questo è tutto. Quindi è chiaro che tutti quanti abbiamo voglia, insomma, di rimetterlo in moto, ma non per tanto per mettere in moto il cineteatro, ma quanto per riavere nuovamente quel luogo di incontro così importante e così bello per tutti. Quindi è interesse della città di Agropoli riattivarla appena possibile, ma atteso che le normative in questo momento non ce lo consente, atteso che dobbiamo approvare il bilancio, la Giunta, appena avrà la disponibilità dello stesso, potrà programmare e comunicare la tipologia di gestione che si avrà in mente da organizzare. Grazie, Sindaco. La sua risposta ovviamente molto evasiva, perché non ha parlato del c'è stata una gestione di 5 anni dove poi ha avuto un termine. Oggi lei dice bisogna approvare il bilancio, bisogna, perché non possiamo muoverci in certe situazioni. Allora, che le casse del comune stanno a zero lo sanno tutti, però che il cineteatro è un patrimonio di Agropoli, dove i cittadini pagano un mutuo per questo cineteatro, cioè per avere un servizio, perché come dicono tutti il cineteatro è la prima cosa che deve essere costruito, fatto in città. Oggi addirittura è agganciato al bilancio, cioè se il bilancio non è approvato non si riesce a stanziare cose, allora quindi passa da un privato alla gestione del comune, perché lei poi nel concreto non è che ha risposto, è stato molto evasivo, questo è vero, evidentemente non può dire tante cose, ma va bene così. Quindi il cineteatro, cari cittadini, continuate a pagare il mutuo, perché quando si approverà il bilancio si decide l'affidamento a gestione probabilmente del comune e degli assessori, e quindi ho fatto bene a fare la domanda sia a Santo Suosso che a Mutalipassi, due assessori. E allora, il sindaco è stato molto evasivo, mi aspetto qualcosa da Santo Suosso, dai. Prego, assessore Santo Suosso. Mi senti? Si sente, si sente. Ma io penso che il sindaco tecnicamente sia stato abbastanza esaustivo per quanto riguarda la struttura come teatro. Come ben hai detto, io sono un uomo di teatro, faccio teatro dal 1970, quindi credo di conoscerlo nei minimi particolari, soprattutto in tutte le sue manifestazioni. Sia esso prosa, sia esso danza, musica, sono tutti aspetti teatrali. E quindi chi può essere più felice e contento di me che il teatro finalmente ritorna al comune, alla città, ai propri cittadini, chiaramente, no? Penso che qua siamo tutti un poco felici.
Il Consiglio Comunale, forse il Sindaco non l'ha detto, ha fatto una delibera del 23/02/2021 in cui si dà mandato alla Giunta, leggo formalmente, dare mandato alla Giunta con il supporto degli uffici competenti di avviare un'analisi tesa a definire una proposta operativa per la gestione a partire dal 2022 del Cineteatro Eduardo De Filippo. Purtroppo, giustamente, come ha detto il Sindaco, un po' la pandemia, un poco il bilancio, un poco i problemi sono assillanti, ci siamo un po' fermati, questo è vero, però alla fine riusciremo di nuovo ad aprire questo teatro ed avere finalmente di nuovo una perla culturale ad Agropoli. Io credo che per quanto riguarda poi l'aspetto finanziario che lei ha definito, io penso che non sia un problema politico, penso che sia un problema del funzionario preposto che deve prendere gli atti e decidere lui che deve fare e fare una relazione in merito. Quindi il teatro ritorna alla città e noi siamo tutti felici e contenti. E presto apriremo di nuovo il teatro, di cui le associazioni ne possono chiederne l'uso, e tutte le manifestazioni inerenti saranno accolte con grande entusiasmo dalla città e dai cittadini. Più di questo, penso che sia stato abbastanza esaustivo anche io. Quindi. Chiedo all'assessore Mutalipassi l'aspetto finanziario. Dato che il sindaco ha sempre detto che è un bene inestimabile, quindi è un bene prezioso, vogliamo vedere se la città paga il mutuo, se ci sta, perché il comune è anche un'impresa, no? Si è investito sul cineteatro, dà un servizio alla città, però c'è l'aspetto finanziario da curare, sennò che stiamo a fare qua, voglio dire. Grazie, assessore. Buonasera a tutti innanzitutto. Dire la verità, neanche io ho capito bene la domanda, però cerco comunque di rispondere. Lei ha fatto la domanda se il comune paga il mutuo. Io non posso fare altro che dire sì, il comune per la realizzazione del cineteatro ha contratto un mutuo e sta regolarmente pagando le rate. È un bene del patrimonio indisponibile della città di Agropoli, è un patrimonio penso che ci venga invidiato da numerose città del circondario. Nell'anno 2015 è stata indetta una manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione, è stata affidata in gestione per 5 anni, in concessione per 5 anni al canone di euro 30.000 annui. La concessione è scaduta il 28 febbraio 2021, l'amministrazione è intenzionata a prenderne la gestione diretta per il futuro. Si sta ancora ragionando su che tipo di gestione e sulle modalità e su che modalità su che tipo di gestione fare. Assessore alle finanze, lei il lato finanziario del cineteatro penso che i conti ci sono. O si è aperto qualche contenzioso tra il vecchio gestore e il comune? La città lo vuole sapere. Presidente, scusate, però una domanda, cioè questo non mi sembra che sia un interrogatorio, prima come una maestrina, tu dimmi questo, tu dimmi quello, non funziona così l'interrogazione, c'è una domanda, c'è una risposta e il consigliere dice se è rimasto contento o no, non mi pare che stiamo andando in questa direzione. Poi non è una domanda, sono 10 domande, quindi se cortesemente possiamo rientrare nelle logiche normali di funzionamento del Consiglio Comunale. Per fare chiarezza, dato che all'ufficio... Il vice segretario comunale lascia dei documenti in giro dove ci sta un contenzioso abbastanza pesante e l'assessore Mutalipassi non sa niente, dice solo dobbiamo dare l'affidamento e siete continuate a far finta di non capire, siete evasivi, io neanche posso poi la mia persona dire ma questa è deficiente, i problemi non ce ne sono, tutto fila liscio, perché parla del cineteatro? Ci sono dei problemi del cineteatro. Sa di problemi di gestione, rapporto tra comune e privato.
visto che oramai è di moda scegliere anche in futuro su altri beni, privato e pubblico, no? Allora, visto che siete fallimentari, perché carta canta, cioè che carta, questo me l'ha rilasciato un mese fa, l'ufficio ragioneria, che c'è un contenzioso. Allora, quindi, no, però, non ne volete, cioè, non volete parlarne, ovviamente, sono fatti vostri, perché giustamente la gente vi vota, no? Vi sceglie, perché non dovete dire le cose. Pensa che fine ha fatto il Comune di Agropoli. Va bene così. Cedo la parola a Mario, dai. Prego, consigliere Vesco. Allora, l'interrogazione è nata da un'esigenza, caro sindaco, è nata l'esigenza di quello che sono usciti sui mass media come giornali, nel quale lo stesso sindaco ha manifestato e ha detto: adesso siamo ritornati nel possesso totale del cineteatro, perché mi ha consegnato le chiavi, queste sono state testuali parole riportate nelle sui giornali. Quindi l'interrogazione era giusta, perché giustamente bisogna sapere che questo è citato un bene, il patrimonio del Comune di Agropoli è fondamentale per la città di Agropoli. È giusto che si discuta in Consiglio Comunale di come deve essere la futura gestione. Penso che sia una cosa più che legittima. Caro Gerardo, assessore Santosuesso, a me fa specie che lui dice siamo finalmente ritornati ad avere il cineteatro. Allora, quindi noi l'avevamo perso prima. Cioè, dire questa espressione, un Consiglio Comunale che siamo ritornati nel possesso quando è sempre stato nostro. Allora io volevo invitare l'amministrazione comunale, come hanno fatto in tanti altri comuni d'Italia e come voi siete abituati a fare molto spesso qua con i regolamenti, più che demandare alla Giunta, fare anche un regolamento di come gestire in futuro il cineteatro. Quindi regolarizzarlo già, al di là di quello che sarà il futuro della Giunta. E poi credo un'altra cosa, sindaco. Credo che bisogna avere già un'idea chiara della futura gestione del cineteatro. Non bisogna praticamente che questa idea e questa gestione possa essere rimandata successivamente all'approvazione del bilancio. Noi dobbiamo porre adesso già le basi per la futura gestione. Credo che questo sia e che debba fare l'amministrazione comunale, anche perché una gestione diretta, e noi lo sappiamo bene, ha, a parte il costo, ma la capacità di chi dovrà gestirla direttamente, il cineteatro, non è una cosa semplice, visto le difficoltà che incontra una gestione così articolata e così di capacità professionale. Quindi era quella la nostra interrogazione. Grazie. Cercherò di essere più chiaro, consigliere. Io sono d'accordo. Innanzitutto mi fa piacere che, diversamente da altri, consideri la realizzazione del cineteatro una cosa positiva per la città, perché su questo siamo assolutamente d'accordo. E quindi val bene pagare un mutuo per questa struttura, per quello che ci ha dato anche in questi anni, perché voglio ricordare che sono stati fatti eventi nel cineteatro in questi 5 anni di rilevanza nazionale e internazionale, e i tanti eventi svolti, in particolare mi riferisco a, per esempio, tutte le organizzazioni riguardo il teatro, abbiamo avuto, credo senza tema di smentite, delle programmazioni all'altezza dei teatri più importanti, quale Salerno, quale Napoli. Noi non abbiamo fatto mai una programmazione inferiore a questi teatri, quindi abbiamo cercato di dare alla nostra città quello che hanno nelle città capoluogo. E credo che siamo riusciti abbastanza bene. Chiaro che se Napoli ha 20 serate, noi ne abbiamo 10, però se abbiamo avuto in contemporanea a Napoli e a Salerno gli stessi autori, gli stessi attori, vuol dire che abbiamo dato qualcosa di importante alla nostra città, e questa è la cosa più importante che dovevamo fare. Voi sapete che i bilanci che noi approviamo sono triennali. Sapete che nei 5 anni precedenti avevamo soltanto un'entrata di 30.000 euro all'anno che riguardava l'ente, quindi il cineteatro ci era gestito dal privato, noi avevamo un numero di giornate a nostra disposizione per poterlo utilizzare e incassavamo 30.000 euro. Ora c'è una volontà diversa, una volontà invece di dire: più che utilizzarlo soltanto 40 giornate all'anno, vogliamo utilizzarlo tutto l'anno, vogliamo immaginare percorsi diversi, di maggiore partecipazione, come diceva l'assessore Santosuesso prima. È chiaro che la prospettiva è totalmente diversa rispetto al passato, quindi se avevo prima una programmazione con un'entrata e nessuna spesa, è chiaro che oggi cambia il punto di vista. E quindi devo fare una programmazione, così come il bilancio pluriennale, facciamo noi pluriennale, triennale, da qui a 3 anni, ma per poter far questo abbiamo benissimo in chiara le idee, però è pur vero che se non abbiamo certezza ora di come organizzare il bilancio, perché non abbiamo ancora avuto la possibilità di farlo, non possiamo avere
la possibilità di fare una programmazione certa. Noi abbiamo tra di noi discusso, abbiamo discusso in giunta, abbiamo immaginato delle cifre per la gestione del cineteatro. Voglio fare un esempio che può essere anche diverso rispetto a quello che sarà la gestione del comune. Ma guardando i bilanci del privato abbiamo visto che per mantenerlo operativo il cineteatro, probabilmente ha speso troppo, non lo so, vediamo cosa faremo noi, ci vogliono circa dagli 80 ai 100 mila euro all'anno per il personale, per gli eventi, per pagare la corrente, per la manutenzione, ok? Quindi è chiaro che una gestione diretta imporrà a noi di fare una programmazione di 80-100 mila euro all'anno per 3 anni soltanto per tenerlo aperto e operativo. O no? Quindi è chiaro che come faccio oggi a programmare 300.000 euro se ancora sto lavorando, anzi se sono impossibilitato a lavorare sul bilancio di previsione? È chiaro che noi vorremmo essere già pronti e presentare già la programmazione, lo vorremmo già fare, però se non abbiamo il tempo tecnico di essere certi delle entrate e delle uscite, essere certi di quello che ci diranno, perché vedete sono ancora delle normative che si susseguono. Noi abbiamo aspettative, anzi, nelle prossime settimane, di avere ancora delle novità, ci auguriamo positive per gli enti locali, perché il governo sta dando delle aperture importanti anche agli enti locali, quindi ci aspettiamo di trovare delle soluzioni, oltre che quella più grande, quella della questione che riguarda la riprogrammazione di alcuni fondi che abbiamo messo in bilancio, ma che la Corte Costituzionale ha detto che è stato un errore da parte del Ministero. Quindi sono alcune cose che purtroppo ci impediscono di fare una programmazione. Quando l'avremo pronta saremo ben felici di portarla. Quindi è questo. Oggi non riesco a dare una risposta di certezza sulla programmazione. Lo sappiamo che è venuto in mano a noi, sappiamo che abbiamo una spesa da programmare in termini di manutenzione di personale, sappiamo che ci costerà una cifra, ma sappiamo di volerlo fare nella volontà di rendere ancora più viva la presenza del teatro nella nostra città. E noi di questo siamo convinti. E se di questo è convinto anche lei, attenda con pazienza, appena abbiamo terminato i conteggi, appena abbiamo approvato il bilancio, che presenteremo la programmazione per il prossimo triennio. Questo è tutto. È chiaro che non posso darci una risposta più precisa, no, perché mi mancano i numeri per poterla dare, ma la volontà di fare questo percorso e l'idea che abbiamo lanciato, penso l'abbiamo descritta abbastanza bene. La mia interrogazione riguarda proprio quello, discutere del cineteatro in consiglio comunale e verificare se le notizie apparse sulla stampa erano fondato o meno rispetto a che il cittadino ritornava nuovamente il patrimonio del comune. Io quello che mi auguro è che una discussione così come fatta adesso e in questo Consiglio Comunale si farà anche successivamente per discutere di questa programmazione. Era questo è stato lo scopo della nostra interrogazione, credo che i consiglieri comunali, questo è lo scopo di tutti noi, per sentire e per discutere in questa assise delle problematiche più importanti della città. Grazie. Grazie. Seconda interrogazione dei consiglieri Giuseppina Botticchio e Mario Pesca al sindaco e al consigliere Di Filippo su eventuali sviluppi riguardanti l'area verde del porto di Agropoli. Prego, consigliere Botticchio. Allora, negli ultimi tempi, sindaco, consigliere Di Filippo con delega al porto, si parla di progettualità di sviluppo del porto, si parla pure che la concessione del porto dalla regione passa dal demanio regionale, passa al comune, va bene? La gestione passerà al comune. Si sente parlare tanto di pontili, di gestione, di sviluppo dell'area verde del porto, parlo dalla capitaneria dove ci sono i giochini per i bambini fino a palazzina lì che è della protezione civile. Voglio essere molto determinata perché poi devo sentir dire che non sono stata chiara. Quindi se ci stanno dei progetti in cantieri, delle idee, io un progettino ce l'ho, l'ho ritirato all'ufficio lavori pubblici ed è una relazione di un po' di anni fa, che era una realizzazione, ovviamente sempre finanziata dal comune, soldi pubblici, per realizzare dei locali a zona porto, ovviamente per dare lo sviluppo, e penso che sia una cosa buona, fattibile, sempre con regole, con persone che hanno un potere decisionale nel gestire bene, perché non è che il porto deve restare sempre com'è. Io vedo altri porti, ho girato le città, effettivamente nel corso degli anni si riportano
delle novità ovviamente che danno impulso alla città, danno sviluppo nel piano commerciale e turistico. E poi chiedo anche al consigliere Di Filippo, perché i lavori è un anno che stanno lavorando lì, c'è stato uno stanziamento di fondi, mi sembra 500.000 euro, però ancora non avete finito, manca qualche panchina, manca l'arredo urbano, insomma il porto non è molto curato per essere un porto turistico di Agropoli. Però al sindaco lo chiedo la città di Agropoli, se ci stanno dei progetti in cantiere in funzione di questa gestione che dalla regione sembrerebbe che da qui a poco dovrebbe passare al comune. Va bene, grazie. Grazie, prego sindaco. Allora, non voglio entrare in polemica, anche qui abbiamo dovuto interpretare la richiesta del consigliere. Però pensando che effettivamente si trattasse dell'area verde come lei ha descritto, io ho portato per far vedere lei, insomma, che non ci sono molte novità, se non in termini di inciucio, tante novità, perché poi si costruiscono i palazzi con le chiacchiere, ma rispetto al passato non ci sono molte. Noi abbiamo un progetto approvato, se non sbaglio, nell'anno 2013 e abbiamo... e l'abbiamo anche Fredo forse preparato, si può pure far vedere, che è il progetto Fronte Mare. Il progetto Fronte Mare è un progetto che abbiamo preparato a suo tempo, stiamo parlando di diversi anni fa, che ne abbiamo discusso ampiamente durante le campagne elettorali del passato, l'abbiamo presentato a suo tempo e che è l'unico progetto al momento che è approvato. L'area su cui è approvato il progetto, chiariamoci, è un'area in concessione, perché non è un'area nostra, è un'area del demanio, okay? Quindi un'area dello Stato. E in particolare la Regione Campania, che era titolare della gestione della concessione stessa, aveva autorizzato, limitatamente a quel progetto, la possibilità di realizzare, di gestirlo per, mi pare, 17 anni, se non era 16-17 anni. Da allora sono passati 5-6 anni, quindi rimane ancora quel progetto fermo in regione, autorizzato, che ha tutti i pareri fermo in regione, dove è possibile realizzare questa struttura che non so se è possibile vedere, che non sono altro che una serie di localini fatti con strutture in vetro, in legno, non molto impattanti per la verità, con la possibilità di rendere però vivibile, diciamo molto più vivibile la passeggiata al porto. E a suo tempo quale fu la logica che si utilizzò? Facemmo una manifestazione di interesse e un bando all'esterno per i privati per ottenere un finanziamento dal privato. Qui apro una parentesi e poi continuo nella descrizione. Per evitare strumentalizzazioni, per evitare... Che significa quando si mette in mezzo un privato nella realizzazione di un'opera? Significa che i capitali non sono diciamo direttamente dell'ente, come succede nel caso della Cassa Depositi e Prestiti, o direttamente a un finanziamento regionale, nazionale, comunitario, ma il privato che fa imprese mette a disposizione i suoi fondi per ottenere qualche cosa in cambio. Questa operazione noi l'abbiamo già fatta ed è qui a due passi, la costruzione del giudice di pace. A suo tempo quel progetto prevedeva, noi facciamo la progettazione, mettemmo a bando la struttura, il privato avrebbe preso il piano terra, eventualmente, come è successo poi, rivendendo quei locali. Il piano superiore l'avrebbe avuto l'ente, gratuitamente, in cambio. Quindi fu un'operazione, ecco, pubblico-privato, dove il privato ebbe la sua soddisfazione, perché vendendo i locali a pian terreno ne ha avuto una remunerazione complessiva su tutto l'investimento. Il pubblico ne ha avuto una soddisfazione perché ha avuto gratuitamente più di 100 metri quadrati, se non sbaglio quasi 200 metri quadrati, di uffici che poi noi abbiamo messo a nostra disposizione al giudice di pace per poter svolgere un servizio importante per la nostra città. Questo è il meccanismo e il funzionamento, più o meno, per dare un'idea di qual è il vantaggio per l'ente e di qual è il vantaggio per il privato, in modo da cercare di stemperare quelle famose chiacchiere che sono molto spesso fastidiose. Stessa logica si era immaginata per la struttura sul fronte mare. La differenza qual era? Che una volta che i locali erano stati realizzati, in quel caso come venivano realizzati? Veniva
messa a bando una subconcessione che veniva pagata anticipatamente da parte del privato che ne faceva richiesta, venivano presi i soldi e realizzati i locali. Il privato ne aveva la possibilità di poter, avendo pagato anticipatamente una sorta di fitto, tra virgolette, la possibilità di utilizzarlo per 15 anni. Al termine dei 15 anni i locali rimanevano lì, non certo se li poteva portare dietro, e il vantaggio per l'ente, in questo caso per il demanio, rimaneva la possibilità dell'utilizzo dei locali per il futuro. Quindi avremmo ottenuto in cambio, al termine del periodo, diciamo, di utilizzo degli stessi, la struttura che rimaneva lì. Quindi questo, diciamo, poteva essere era il vantaggio per il pubblico, oltre al fatto che i locali non venivano fatti come voleva il privato, erano state delle indicazioni, perché dato che doveva essere una marina, i locali dovevano essere certamente bar, ristoranti, che certamente hanno probabilmente una maggiore remunerazione, ma anche altri locali, quali servizi portuali, come per esempio, che so io, l'alimentare di prodotti tipici per la barca che arrivava, la banca o altri servizi che in qualche modo dovevano essere funzionali al diportista o a colui che si fermava nel porto di Agropolo di passaggio. Con questa operazione che abbiamo spiegato e raccontato a suo tempo, che oggi sostanzialmente vorremmo soltanto riproporre, non stiamo dicendo niente di diverso di quello che abbiamo detto allora e niente di diverso di quello che sto dicendo ora. L'idea era che, atteso che abbiamo notato che probabilmente qualche anno fa non c'era questa, come dire, questa volontà di maggiore investimento sulla città di Agropoli, perché abbiamo notato negli ultimi mesi, nello scorcio degli ultimi due anni, una maggiore volontà da parte degli imprenditori di investire. Avete visto quante attività hanno aperto nella zona industriale, quando ne stanno aprendo ancora, e quindi abbiamo immaginato di poter ritentare l'operazione di proposizione all'esterno di questa struttura, in modo tale che arrivasse propriamente il privato questa volta che facesse l'operazione. Chiaro che questa volta è un poco più complicata nell'organizzazione, perché se prima aveva 15 anni di ammortamento dell'investimento, ora ne ha un po' di meno, perché ora siamo a 11 anni, però l'idea di poter riproporre questo e nient'altro. Questo rispetto al fronte mare. Invece, sapete che probabilmente avete già visto nell'allegato al bilancio, mi pare articolo 41 se non sbaglio, la Regione Campania ha destinato la gestione, chiamiamo così gestione per dire in generale, dei porti di interesse regionale direttamente ai comuni, per i comuni che ne faranno richiesta. Non so se questo argomento è di consiglio, immagino di sì, credo che il consiglio dovrà deliberare se fare richiesta o no della gestione del porto, però è una norma nuova che è uscita da poco, stiamo parlando di qualche giorno fa, in cui sostanzialmente si chiede se l'ente ha intenzione di gestire direttamente il porto. Questa cosa però è dirimente, perché ci fa capire, se ce ne fosse ancora necessità, che fino a oggi si possono dare tante responsabilità al comune, ma non quelle di una modifica dell'organizzazione del porto stesso, perché noi eravamo, tra virgolette, anche noi richiedenti verso la regione che aveva la capacità di organizzare o immaginare magari una riorganizzazione o un rimaginare un nuovo porto. Questo era in capo alla regione, che ne aveva la responsabilità. I pontili ad Agropoli, come avete visto come sono organizzati e strutturati, è una sorta di condominio. Abbiamo quindi i pontili del comune, i pontili dei privati, e in questo condominio nel porto gestito dalla regione, che era l'amministratore, si è sviluppata in questi anni la gestione dello stesso. È chiaro che non siamo riusciti mai, probabilmente se fossimo riusciti in passato a mettere insieme meglio i privati, il comune, in un'organizzazione magari più complessa, si potevano migliorare i servizi. Abbiamo camminato, probabilmente questa è una colpa non di oggi, insomma atavica, in generale forse del commercio ad Agropoli, che cammina non cercando di sfruttare le sinergie, ma ognuno per la propria strada, e fino a oggi quindi non siamo riusciti a fare il salto di qualità. Probabilmente, questo ne discuteremo e sarà argomento prossimo anche di discussione in consiglio, immaginando una gestione diretta da parte del porto, da parte di questa amministrazione, di questo comune, di questo consiglio comunale, magari potremmo immaginare un percorso diverso, virtuoso, di migliore organizzazione che non ha fatto la regione rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Ma questa è una novità normativa di cui si parlava, che è collegata, come sapete, alla normativa Bolkestein, che parla proprio della messa a bando di tutte le concessioni. Quindi sono discussioni, diciamo, che
piano piano arriveranno in questo consiglio, ma che di fatto partono da lontano, quindi non siamo certo noi o il sindaco di Agropoli o qualche privato o qualcuno che chiacchiera a stabilire certe cose. È una normativa che parte dall'Europa, passata per il governo italiano, per il Parlamento. Il Parlamento ha fatto delle scelte restrittive rispetto a quello che diceva la Comunità Europea. Piano piano queste notizie stanno arrivando al pettine. A un certo punto questa patata bollente, se la vogliamo guardare da un punto di vista, o occasione, se la vogliamo guardare da un altro punto di vista, arriverà in questo Consiglio e ne discuteremo tutti quanti insieme. Questo è quanto. Quindi mi dispiace, se si vuole, ogni argomento che fa cercare di dare un disegno diverso di quello che è la verità, a mandarlo di chissà quale particolare vantaggio per me che faccio il sindaco, nessun vantaggio, diventa una mia responsabilità insieme a voi di immaginare quale se può essere la gestione futura nel momento che noi decidiamo di assumerci la responsabilità della gestione diretta. Vediamo come ci dobbiamo organizzare, cosa faremo con i pondili, se faremo dei bandi per poterli rimettere in pubblicazione, se facciamo ragionamenti diversi. Cioè, è chiaro che oggi anche questo argomento non riesco a darvi una risposta precisa, puntuale, perché non l'abbiamo affrontato. Ci metteremo a lavorare, lo ragioneremo, lo affronteremo, lo discuteremo qua nel Consiglio, magari faremo anche battaglie se sarà necessario, e alla fine aggiungeremo una soluzione. Ma questo è, non ci sono dietro cose preorganizzate, non ci sono, come ho letto, come ho visto, come ho sentito, non ci sono cose già preparate, piatti, tavole imbandite, non ce ne sono, anche perché sono a diete, lo sapete, quindi non mi proponete tavole imbandite, perché non è il caso. E quindi per questo motivo vi garantisco che tutto è ancora da fare, c'è tutto un lavoro davanti a noi e mi auguro di poterne discutere con voi serenamente in Consiglio Comunale. Prego, io consigliere. Chiedo l'opinione del consigliere Di Filippo. Diciamo che più o meno è la stessa domanda, consigliere. Le sue idee, visto che è responsabile lei del porto, dei lavori che sono stati effettuati, quelli che ancora si devono ultimare, però un'idea, perché io il consiglio che do il porto è degli agropolesi, resterà agli agropolesi. Se la gestione passerà al comune del porto, il comune, lo dica al consigliere Di Filippo, lo dica al sindaco, agli assessori, il comune si faccia carico, perché venite qua, abbiamo tanti soldi, tanti milioni, faremo tante caserme, tanto qua, però col porto sembra che non avete un centesimo e bisogna ricorrere ai privati. Lei lo ha detto velatamente, ha fatto un bel discorso, la favola è bella. Allora io vi do un consiglio: il porto degli agropolesi, i bandi, tutto ciò che sarà fatto sempre attraverso noi, anche l'opposizione, perché il porto è un patrimonio di Agropoli e della città e di tutti noi, e quindi veramente si deciderà con tanta parsimonia e con tanta rettitudine. Quindi privati, per me come opposizione, per me è già no, ma un no proprio totale, ma nel rispetto degli agropolesi, perché voi prendete 400.000 euro sul porto tra posti barca e parcheggio, quindi il porto non può essere, non si può continuare solo a sfruttare, perché poi non sappiamo mai quei soldi dove vanno, ogni anno, e poi dire facciamo i localini, c'è un progetto, però sai, se il privato abbiamo fatto qua, privati zero. Perché lì faremo le barricate, va bene? Questo lo dico, qua lo dico e qua lo ripeto. Consigliere Di Filippo, dica qualcosa, lei che ama la città, dai. Prego, consigliere. Buongiorno a tutti, consiglieri, sindaco, assessori. Gisella. Onestamente il sindaco è stato puntuale, esaustivo da tutti i punti di vista. Mi fa piacere che ha fatto vedere anche il progetto, ma mi permetto di dire che l'amministrazione comunale tutta, anche nella mia persona, quotidianamente pensa il progetto e non penso che ce ne possano fare una colpa, anzi penso che debba essere un vanto. Abbiamo il coraggio di proporre idee, che abbiamo il coraggio di guardare a come andare avanti, a come proiettare la nostra città verso il futuro. In particolar modo, quando si parla di porto, il porto di Agropoli è il porto turistico più importante del Cilento e onestamente considero che i servizi siano essenziali, come lo considero io, l'abbiamo considerato e condiviso tutti quanti in diverse riunioni, non solo in questa sede. Ed è normale e mi auspico che quanto prima e con i metodi che la legge ci mette a disposizione potremo donare alla nostra città un'opportunità, perché
come Gitella ben manifesta, andiamo spesso al porto e continuiamo a vedere che purtroppo manca qualche cosa, manca quel di più. L'avevamo immaginato bene nel 2013, non avevamo trovato le giuste risorse o i percorsi per come finanziarlo, oggi si ripropone, è bene che si ci pensa, in tutte le formule, i metodi e i modi che la legge ci mette a disposizione, sindaco, quindi, ahimè, dico anche l'apertura verso i privati, perché a mio modesto avviso possono dare un contributo importante. Ricordo solo che al porto ci sono già tanti imprenditori privati che portano beneficio e benessere non solo all'area porto, ma a tutta l'attività, a tutta la città di Agropoli. Una parentesi sulla Borkesan, sulle concessioni che la Regione Campania, su il potere delle concessioni che la Regione Campania ci vuole trasferire. Onestamente c'è una confusione a livello nazionale a 360 gradi e la confusione nasce soprattutto da questo scontro tra l'Europa e l'Italia. L'Italia ha preso scelte diverse, l'Europa ha dato delle indicazioni diverse e allo stato attuale non abbiamo ancora una linea direttiva. Noi comune sulla Borkesan non siamo proprio in grado di poter dire sì, domani gestiremo direttamente non le concessioni, pure perché in atto ci sono una planetaria fra un mese e mezzo in Europa e ci sono diverse sentenze e ricorsi che si stanno preparando i balneari a fare. Quindi a mio modesto avviso non è un ragionamento che potremo fare neanche nell'immediato. Mi auguro che si faccia nell'immediato, ma a mio modesto avviso, osservando un po' la normativa nazionale europea, sono seriamente preoccupato. Ultima risposta, giustamente, anche se non ho oggetto dell'interrogazione, nel mio piccolo, io non sono il delegato ai lavori pubblici, ci sta il consigliere Di Biasi, che è delegato ai lavori pubblici, che segue attentamente e puntualmente tutti i lavori, però ho seguito quello che sta accadendo al porto, quindi so dire un attimo quale sono lo stato di avanzamento. Abbiamo asfaltato, come avete visto, abbiamo pavimentato, abbiamo fatto i sottoservizi, abbiamo illuminato, abbiamo montato, installato e adesso sono funzionanti 8-9 telecamere. Mancano solo le opere di miglioria, come le panchine intelligenti e le panchine da disseminare sul percorso, compreso quell'area verde che è oggetto del progetto. In più, l'ultima cosa, manca l'illuminazione della passeggiata, il segnapassi di tutta la passeggiata fino alla fine, però pare che la ditta abbia comunque mantenuto i patti, ci ha comunque conferito il porto. Adesso l'ultima cosa che farà la segnaletica orizzontale per terra, così che potremo riaprire ufficialmente anche i parcheggi al porto. Spero di essere stato esaustivo, comunque a disposizione per altro. Consigliere Di Filippo, lei può fare il politico, è molto diplomatico, veramente può fare il politico. Allora, io non si è soffermato sui 400-500 mila euro dei posti barca e dei parcheggi che la città ricava dal porto, però poi il porto non può fare, piacere, un progettino così di 1,2 milioni dei locali, i privati. Allora, consigliere Di Filippo, ci dà la parola lei alla città di Agropoli che i privati non entreranno mai in questa costruzione? Sia concreto, Europa, Genova, Roma, guarda, se li risparmi. Oltre che i bilanci sono molto molto chiari, consigliere Botticchio, quindi lei sa benissimo come spendiamo i soldi, che cosa facciamo. I soldi che entrano, buona parte, la metà di quei soldi vengono spesi per la manutenzione e per la gestione del porto. Il porto dà tantissimi servizi, è un H24 di manutenzione, ma se neanche una sbarra aggiustata, ma che vi vende 400.000 euro per la manutenzione del porto? Ma dite la verità, dove vanno quei soldi? Stanno, ma scherziamo, bilanci, veramente? Che... Ma almeno non ho detto, lei può fare. Consigliere Botticchio, non me li porta a casa, stanno nei bilanci e sono scritti dove li spendiamo. La metà di quei soldi vanno spesi per il porto. Io mi auspico che se potessimo spendere tutte 400.000 euro per il porto, però la visione e la veduta di tutta l'amministrazione va condivisa e va rispettata, a mio modesto avviso. Io la chiudo così, poi ne discuteremo sicuramente. Grazie, consigliere Botticchio. Il porto verrà costruito con i soldi del comune, visto che ne spreca, fate un poco, risparmiate un poco su altre cose e vengono fatti dei bei localini e gestiti dal comune, il bando dal comune, e allora tutti, ci sarà pari diritti per la città di Agropoli, parteciperanno tutti, non ma fu ricco e o povero, la dovete smettere, va bene? Grazie, prego consigliere Pesca. Sarò veramente brevissimo e telegrafico. Io credo che la nostra interrogazione ha poi portato avanti quello che è la trasparenza. Io penso che lo sindaco che non si può, dopo 8 anni, riprendere questo progetto e dire già c'era. Quindi se
8 anni non è stato realizzato, qualcosa di nuovo è successo, perché altrimenti non è che tiriamo fuori un progetto di 8 anni fa come se niente fosse, e di là adesso si può fare. Ci sarà stato qualche evento eccezionale, particolare, che ha spinto l'amministrazione comunale a ripresentare il progetto. Io credo proprio in questa massima trasparenza che presto questo argomento del porto, e soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento dell'area verde, venga fatto oggetto di un'apposita delibera del Consiglio Comunale, che se ne discuta apertamente in questa assise, abbracciando tutto ciò che possono essere le ipotesi fattibili. Fermo restando una cosa, caro Sindaco, che questo deve essere chiaro e pacifico: il porto è degli agropolesi, noi siamo tutti quanti temporaneamente qua come consiglieri comunali, però noi non possiamo rovinare quello che saranno le future generazioni per quello che è il volano dello sviluppo di Agropoli. Quindi che sarà il volano, ed è il volano dello sviluppo di Agropoli, qual è il porto di Agropoli. Quindi discutiamone seriamente in questo Consiglio Comunale, eventualmente con una delibera da preparare e da poter votare. Grazie. Grazie a lei. Ci sono niente? Chiudiamo l'argomento. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente. Mi chiede la parola l'assessore Mutalipassi. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. Prima di affrontare l'argomento dell'ordine del giorno, in base a quanto previsto dal regolamento di contabilità e dall'articolo 166 del testo unico, devo portare a conoscenza a questo Consiglio Comunale che, rispetto all'ultima seduta del Consiglio Comunale, vi è stata, con delibera di giunta numero 124 del 18 maggio 2021, un ulteriore prelievo dal fondo di riserva dell'esercizio finanziario 2021 per imbinguare il capitolo liti arbitraggi, ossia su richiesta del responsabile del servizio contenzioso che ci ha richiesto di imbinguare questo capitolo per far fronte a degli importi che sono necessari perché permettono al Comune di costituirsi in cause e quindi poter difendere gli interessi del Comune. Al netto delle operazioni di prelievo del fondo di riserva con questo ulteriore prelievo, il residuo, l'ulteriore disponibilità è rimasta nell'importo di circa 39.715 euro, tanto era dovuto. Grazie Assessore. Terzo punto, come vi ho anticipato, approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è favorevole? Perché pare che ero assente. Sì. Chi è contrario? Era presente, mi sembra. Ok, chi è contrario? Nessuno. Astenuti? Botticchio di Filippo Abate. Verrone anche. Nei limiti della. Okay. Abate, Verrone, Botticchio di Filippo, sono quattro. Botticchio di Filippo, Abate, Verrone. Sì. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? No. Chi è contrario? Chi si astiene? Abate, Verrone, Botticchio di Filippo. Quarto punto all'ordine del giorno, Commissione locale per il paesaggio, nomina componenti. Il Sindaco, se vuole relazionare in anticipo, poi costituiamo. Sì, soltanto ormai è scaduta qualche mese Commissione locale del paesaggio, era necessario portare in Consiglio Comunale, siamo qui, credo che avete preso visione insomma dei possibili candidati, dobbiamo fare una votazione credo a scrutinio segreto, quindi Presidente, sì. Costituiamo i seggi e passiamo alla votazione. Ci organizziamo nella costituzione del seggio elettorale, chiamo i più giovani, Camarota, Di Filippo, se ce la fa, se non ce la fa, faccio venire Russo, vai. O Verrone. Dobbiamo costituire il seggio. Allora, la votazione viene articolata in due momenti. Per l'opposizione Pesca. Vieni. Nominato scrutatore. Allora, la votazione è segreta, la facciamo in due tempi perché la composizione della commissione è di 10 componenti, di cui 5 effettivi e 5 supplenti.
partiamo con la votazione degli effettivi, ok? E procediamo con chiamata da parte del segretario. Di Biasi. Allora, se ti metti mi dai una penna? Di Filippo Giuseppe. Crispino Francesco. Si prepara Russo Gennaro. Si prepara. Prepari Marciano. I conti dopo. Vabbè, mi dai. Contali di Francesco. No, sì. Dopo Marciano, Cammarota, Giuseppe. E sono 5 con Marciano. Cammarota, Giuseppe. Dopo Cammarota, il presidente. La porta massima. Si prepari Verrone. Già pronto. Di Nardo. Comite. Dopo Comite Botticchio.
Dopo Botticchio, Coppola. Abate Agostino. Pesca Mario. Sindaco. Quindi sono 17 votanti. Hanno votato, sì, 17 consiglieri per la commissione effettiva. Ok, cosa devo spogliare? Allora, hanno votato tutte e 17 i componenti del consiglio comunale, compreso il sindaco, 16 più 1. Prego, facciamo lo spoglio. Pesca? Dov'è Pesca? Ma Pesca? Ma votate, però adesso si presenta lo spoglio. Stanno facendo lo spoglio? Vieni, avvocato. Se... Chi li segna? Sì. Ah, uno li deve segnare. Ci siamo? Sì. Prota Angelo. Prota Angelo. Prota Angelo 1. Cioffi Gerardo. Cioffi Gerardo. Gerardo 1. Mondillo Olbermann. Mondillo Olbermann. Olbermann 1. Mondillo Olbermann. 2. Mondillo Olbermann 2. Prota Angelo. Prota Angelo 2. Gallo Marco. Gallo Marco. Gallo Marco 1. Miglino Daniele. Miglino Daniele. Miglino Daniele 1. Miglino Daniele. Miglino Daniele. Miglino Daniele 2. Gallo. Gallo. Gallo Marco 2. Gallo. Gallo Marco 3. Gallo Marco 3. Orrico Giovanni. Orrico. Orrico Giovanni. Giovanni 1. Orrico Giovanni. Orrico Giovanni 2. Prota Angelo. Prota Angelo 3. Orrico Giovanni. Orrico Giovanni 3. Orrico Giovanni 3. Mondillo Olbermann. Mondillo Olbermann 3. Mondillo Olbermann 3. Cioffi Gerardo. Cioffi Gerardo. Cioffi Gerardo 2. Miglino Daniele. Miglino Daniele 3. Miglino Daniele 3. Presidente, la scatola è buona. Allora 3 e 2 5 3 8 e 3 11 3 14 e 3 17 si trovano. Prota, Mondillo, Gallo, Miglino e Oricchio 3 voti ciascuno, Cioffi Gerardo 2. I componenti sono 5, pertanto gli eletti sono. Eletti risultano Prota. Prota Angelo voti 3 eletto. Cioffi. Cioffi Gerardo voti 2. 2, sì, sì. Mondillo 3. Mondillo 3 eletto. Gallo Marco 3. Gallo Marco 3 eletto.
Miglino Oberman. Miglino Oberman 3. Miglino Daniele, Miglino Daniele. Miglino, Miglino 3. Miglino D, puntato, quindi Daniele. Daniele, Miglino Daniele. Oricchio. Orrico, Orrico Giovanni 3. Orrico allora. Giovanni 3. I cinque sono, ripetiamo. Prota, Prota. Mondillo. Mondillo. Mondillo, Gallo, Miglino, Miglino Orrico. Ok? Vogliamo dare atto anche della competenza di questi componenti. Abbiamo dobbiamo prendere sul corpo della delibera. Però dovrebbe averla la cosa nella carta. Ecco qua. C'è l'elenco. Sì. Eccola, c'è l'elenco. Diamo atto pure della competenza. Sì. Allora. Allora, Miglino Daniele, architetto, esperto in beni architettonici e paesaggistici. Poi. Prota Angelo, geometra, esperto in beni ambientali e paesaggistici. Mondillo Overman, architetto, esperto in beni architettonici e paesaggistici. Gallo Marco, geometra, esperto in beni ambientali e paesaggistici. E li ho letti tutti, no? Sì. Mondillo Orrico, dai. Orrico Giovanni, ingegnere, esperto in beni ambientali e paesaggistici. Bene, passiamo alla seconda votazione per i cinque supplenti. Prego sempre alla votazione della commissione dei supplenti. Di Biasi. Di Filippo Giuseppe. Filippo. Crispino Francesco. Russo Gennaro. Marciano. Marciano. Cammarota, sì. Si prepara il presidente. Verrone.
Nardo. Dopo Di Nardo Bufano. Ramondino. Comite. Botticchio. Coppola. C'è Abate. Dopo Abate. Dopo Abate Pesca e poi il sindaco. I primi saranno gli ultimi. Pesca. Sindaco. Sindaco. No, manco chi è che va per sopra. Finito? Finito? Sì. Ok, si concludono. Secondo sono tutto? Sì. 17. Bravo. Consiglieri. Per l'avvenuta votazione. Votazione. E procede allo spoglio assistito dagli scrutatori nominati. Cioffi Gerardo. Cioffi Gerardo. Capo Giovanni. Uno. Capo Giovanni. Capo. Uno. Capo Giovanni. Capo Giovanni. Due. Due. De Luca Valerio. De Luca Valerio. Uno. Raffaele Carbone. Carbone. Raffaele Carbone. Uno. Sciscio. Sciscio, sì, ci sta. Sciscio 1. Biagio Sciscio. Sciscio 2. Biagio Sciscio. Conte Valentina. Conte Valentina. 1. Carbone Raffaele. 2. Carbone Raffaele. Capo Giovanni. 3. Capo Giovanni.
De Luca Valerio. 2. De Luca Valerio. Conte Valentina. Conte Valentina. 2. Capo Giovanni. 4. Capo Giovanni. Sciscio Biagio. 3. Sciscio Biagio. Oricchio Giovanni. Oricchio e Oricchio. Vediamo se ci sta. Oricchio ne... Giovanni 1. Sì, vediamo se ci sta nella. La tieni tu la cosa. Scritto Oricchio, quindi posso leggere che c'è scritto. Quello che c'è scritto. Oricchio Giovanni. Oricchio Giovanni c'è. Sta? No, è Oricchio vero. Oricchio Giovanni 1. De Luca Valerio. De Luca Valerio 3. De Luca Valerio 3. Capo Giovanni. Capo Giovanni. 5. Benissimo. Bene, bene. Siamo? Te lo ripetiamo. Allora, Cioffi G1. Cioffi Gerardo 1. Capo Giovanni 5. Capo Giovanni 5. De Luca Valerio 3. De Luca Valerio 3. E sono 9. Carbone Raffaele 2 e sono 11. Sciscio 3 e sono 14. Conte Valentina 2 e sono 16. Oricchio Giovanni sono 17. Vengono eletti Capo Giovanni 5, De Luca Valerio 3, Sciscio Biagio 3, Carbone Raffaele 2 e Conte Valentina 2. Ok, bene. Ok, si chiude. Proclamati eletti Capo De Luca Carbone Sciscio e Conte. Consiglieri in aula, per cortesia, consiglieri. Facciamo l'appello, segretario. Di Biasi. Presente. Di Filippo. Crispino. Presente. Crispino c'è. Presente. Russo Gennaro. Marciano c'è. Camarota Giuseppe. La Porta Massimo. Presente. Verrone Gianluigi. Presente. Di Nardo Eleodoro. Bufano Bruno, Framondino Luigi, presente, Comite Nicola, presente, Botticchio Giuseppina, presente, Coppola Salvatore, Abate Agostino, Pesca Mario e il Sindaco. Ok. Ok, ci siamo. Allora, facciamo la proclamazione degli eletti, gli effettivi e i supplenti in unica votazione. Chi è favorevole all'elezione sia degli effettivi che dei supplenti? Unanime. Unanime. Sull'approvazione. È unanime per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanime. Il Consiglio approva e la Commissione paesaggistica. Conforme. Alla votazione. Immediata eseguibilità. Bene. Quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento di pulizia urbana. Relazione il Sindaco. Chiedo al Consiglio, cioè comunico al Consiglio con intenzione di ritirare i regolamenti che sono oggi previsti in Consiglio Comunale per un ulteriore approfondimento. Non so se deve essere pure votato al Consiglio, forse no, perché comunque è una... Sì, Sindaco, deve essere votato al Consiglio. Vabbè, allora se ne chiede l'approvazione al Consiglio. Bene, allora su proposta del Sindaco, prego Consigliere Abate. Prima di votare vorrei capire il motivo degli approfondimenti e non una genericità. Metta il microfono. Vorrei capire il motivo del ritiro in un modo specifico e non in un modo così generico. Sì, allora innanzitutto prendiamo impegno di
riportarli nel giro di pochissimi giorni, una decina di giorni. Però diciamo, in una lettura, è colpa mia, assumo io la responsabilità e chiedo al Consiglio di seguirmi, una lettura attenta di alcuni regolamenti, ritengo di dover fare alcune precisazioni, alcuni cambiamenti se del caso, e quindi per questo motivo chiedo al Consiglio di ritirarli, quindi per questo è il motivo, che sono alcune cose che necessitano un ulteriore approfondimento. Chiedo un ulteriore intervento. Prego, consigliere. Abate. Allora, io non ho capito bene, questa maggioranza, con a capo il sindaco, è convinta, è convintissima. Difatti, di lì a poco io avrei dovuto fare proprio questo ragionamento, che è chiaro che farò la prossima volta quando verranno altri regolamenti. Però vi aspetto comunque in questa serata, perché qualche altra cosa dovrà pure arrivare. Questa maggioranza vuole avere l'ardire, e ce l'ha, la capacità, e ce l'ha, perché è stata votata con il 90% dei consiglieri, di dettare ciò che deve fare, praticamente un consesso, come vuole, quando vuole, senza alcun rispetto delle regole democratiche. Ormai l'argomento era arrivato in consiglio, così come è stato sempre detto, e poteva essere ritirato solo dal Consiglio. Chiaramente con un Consiglio totalitario del 90% verrà approvato al 200% il ritiro. Poi semmai verrà approvata la discussione a metà, poi potrà essere approvata la discussione a 180 gradi. Datevi una regolata, perché io di tutto questo, di questa mancanza di regole democratiche, questa mancanza di rispetto di regole democratiche, ho già interessato varie volte chi dall'esterno dovrebbe controllare la regolarità e la giustezza dell'azione amministrativa. E non sono stato preso in considerazione, perché evidentemente l'Italia va così. Ma questo modo di andare così praticamente non viene da me accettato, quindi poi ne discuteremo quando arriveremo sull'argomento. Ma non si fa così, non si arriva in consiglio con 20 argomenti, tra cui praticamente 19 sono regolamenti, dici i regolamenti li ritiri. Innanzitutto vorrei capire, ma tutti i regolamenti o sono quelli che riguardano il corpo di polizia municipale? Tutti. Presidente, mi dica. Di essere stato mettiamo a verbale, tranquillo, consigliere. Discuteremo. A seguito. Però li trattiamo argomento per argomento. Della proposta. Di Presidente, posso? Prego, sindaco, prego. No, non ho molto sommessamente, consigliere Abate. Molto sommessamente, voglio dirle che. Cosa vuoi mettere a verbale? Il segretario non ha capito. No. Allora, consigliere, aspetta, sindaco. Ho capito che il segretario non è, diciamo, uno scrivano rapidissimo. Glielo verrò a dire dopo un attimo, segretario. Non si preoccupi. Sindaco, pure glielo manderò come ho fatto sempre. Non si preoccupi. Grazie. In altre occasioni siamo stati criticati per la velocità dell'approvazione degli argomenti, siamo stati accusati di non dare il tempo di valutare e di approfondire gli argomenti. In questa occasione che chiediamo un approfondimento veniamo tacciati invece all'incontrario, quindi diciamo che non riesco a capire se è corretto la prima sua richiesta, quella che lui dice tante volte l'ha detto, che arriviamo in consiglio troppo rapidamente, o questa volta che invece ci prendiamo un po' più di tempo per valutare. Quale delle due? O è a seconda dell'esigenza politica di dover contestare, che pure ci sta per l'amor di Dio, e di cercare di dare sempre un disegno diverso delle cose quando avvengono, perché giustamente l'opposizione ha anche il diritto, dovere, come dire, disegnare una verità diversa da quello che cerchiamo di raccontare noi. È chiaro, sta nel gioco delle parti, però quello che non comprendo è ci deve essere un comportamento univoco, quindi o male perché si arriva troppo presto in Consiglio Comunale e quindi bene questa volta, o male l'altra volta e bene questa, quindi non capisco, non riesco a capire se è un gioco delle parti, la sua che si lamenta quando arrivano troppo in fretta e non vengono analizzate con attenzione, ora che ci stiamo prendendo un po' più di tempo, atteso che ho detto che stiamo parlando di 10 giorni in più e che quindi
siamo da qui a pochissimo a tornare in Consiglio Comunale, penso che, credo che non abbiamo chiesto niente di male, non stiamo facendo niente di particolarmente grave da dover addirittura comunicare all'esterno chissà quale cosa, stiamo soltanto rimandando un argomento, è facoltà del consigliere proponente di farlo, è facoltà del consiglio votarlo eventualmente, non mi pare che ci sia niente di particolarmente grave o delittuoso, ecco. Poi se c'è sempre la voglia di dover raccontare una verità diversa, di segnare un dramma quando non c'è, ci sta, è nel gioco delle parti, però è chiaro che io lo devo far presente. Posso, Presidente? Prego, consigliere. Allora, rivolgendomi ai cittadini, ho parlato italiano, la lingua italiana ha un solo e univoco significato, fatene voi le deduzioni di quello che ho detto io e di quello che adesso invece ha detto il sindaco. Vi aggiungo di più per guidarvi in questa deduzione logica. Io i regolamenti oggi li avrei bocciati tutti, poi la prossima volta le dico anche i motivi. Quindi per me che lei da ancora 10 giorni o da 15 giorni, lo sa benissimo qual è il risultato, è lo stesso. Però i cittadini di Agropoli hanno una capacità e un'intelligenza più unica che rara. Hanno ascoltato me, hanno ascoltato lei, ne tireranno le conclusioni. Grazie consigliere. Chi è favorevole alla proposta del proponente sindaco, punto 5, approvazione del regolamento di pulizia urbana, a ritirarla? Chi è contrario? Abate, Pesca, Botticchio. Chi si astiene? Nessuno. Il Consiglio approva il ritiro dell'argomento all'ordine del giorno. Sesto punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento Corpo di Polizia Municipale. Sempre sulle stesse motivazioni, sindaco, mi ribadisce... Presidente, posso dare un consiglio in modo da evitare questa lungaggine? Accomuni tutti gli argomenti che il sindaco non è, fare. Ok, facciamo così, posso raggruppare soltanto quelli... No, non sono d'accordo perché io su ogni argomento ho un tipo di voto diverso. Benissimo, ok, andiamo avanti così. Allora, il sesto punto, chi è favorevole alla proposta del sindaco di ritirare l'argomento? Chi è contrario? Pesca, Abate, Botticchio. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva il ritiro dell'argomento numero 6. Argomento numero 7. Approvazione regolamento speciale per l'armamento del Corpo di Polizia Municipale. Sindaco, mi ribadisce il ritiro. Sindaco. Bene. Chi è favorevole al ritiro su proposta del sindaco? Chi è contrario? Abate, Pesca, Botticchio. Chi si astiene? Nessuno. Il Consiglio approva il ritiro del settimo punto all'ordine del giorno. Ottavo punto all'ordine del giorno, adozione, aggiornamento del regolamento comunale per l'assegnazione dei contributi economici, benefici e patrocini della città di Agropoli, settore cultura e turismo. Qui il proponente è sempre il sindaco, anche qui il sindaco ci propone di ritirare l'argomento, giusto sindaco? Chi è favorevole alla proposta del sindaco? Chi è contrario? Abate, Botticchio, Pesca, astenuti nessuno. Il Consiglio approva il ritiro dell'argomento proposto dal sindaco, punto numero 8. Punto numero 9, approvazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Anche qui il sindaco in qualità di delegato propone il ritiro dell'argomento, giusto sindaco? Propone il ritiro. Chi è favorevole alla proposta di ritiro? Chi è contrario? Abate, Pesca, Botticchio. Il Consiglio approva il ritiro dell'argomento numero 9. Argomento numero 10, regolamento per la gestione e l'assegnazione dei spazi acque ai fini di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione del Comune di Agropoli. Anche qui il sindaco è proponente al ritiro dell'argomento, giusto sindaco? Bene, chi è chiedo favore... scusa Presidente, prima di far votare volevo fare un intervento allora sulla proposta di ritiro. Prego consigliere. Questo è l'argomento numero
10. Sulla gestione e l'assegnazione degli spazi acquei ai fini dell'ormeggio. Presidente, mi vuol dire per cortesia quando ci è stato trasmesso questo regolamento? Dobbiamo vedere con la segreteria tramite PEC. Segretario, devi se chiamare. Si fida glielo dico io. Sì. È stato trasmesso il 1 giugno alle ore 18:26. Forse una quindi, delle motivazioni che il sindaco forse... Quindi queste motivazioni devono scaturire dalla mente cersa del sindaco. Sicuramente. Le chiedo scusa, mi assumo io la responsabilità in merito a questo regolamento, perché per colpa mia, non l'ufficio, abbiamo trasmesso in ritardo il regolamento. Proprio per questo, perché c'erano delle modifiche che volevo aggiungere, ho chiesto il ritiro. Non quindi... è il solo che è arrivato in ritardo. Beh. Quindi la mente cessa del consigliere in questo momento che chiede scusa o del sindaco che chiede nei confronti di un'opposizione praticamente trattata a livello di pupazzi che ci sbattete come le palle con i pupazzi piglia ancora più piede. Quindi lei ha preso atto dell'orario in cui ci è stato trasmesso questo e poi vedremo gli altri quando sarà un giorno. Grazie. Però le ricordo soltanto sempre per onestà che la trasmissione degli atti non è il regolamento. Però, Presidente, se vogliamo aprire una parentesi su questo... No, allora dobbiamo essere sempre chiari su quello che è il regolamento. No, lei, Presidente. Io accetto quello che mi sta dicendo, però il regolamento erano presenti in segreteria il giorno che io ho fatto l'ordine del giorno. Assolutamente no, perché ormai noi è abitudine costante, ma nonché consuetudine, nonché quindi diritto acquisito, che i documenti ci devono essere trasmessi nei tempi regolamentari, perché questo è il modo di trasmissione a noi, non è che noi fisicamente dobbiamo venire. Se poi vogliamo aprire questo ragionamento, ex novo, in questo momento apriamolo, perché se lei mi dice, consigliere Abate, lei alza i tacchi e 4 giorni prima, alle 8:30 di mattina, viene a controllare, allora io lo farò, però vorrei sentirlo in modo chiaro e specifico. Io applico il regolamento e il regolamento, nel momento che faccio l'ordine del giorno, ci sono i documenti vistati dalla gestione e dal proponente politico. E quindi il fatto che noi io applico il regolamento, le rispondo così: il 28 maggio 2021, protocollo 15767, io ho vistato l'ordine del giorno con i documenti a corredo delle proposte. E quindi lui ce l'ha mandato in ritardo, è stato lui il consigliere lui, di Filippo. L'ufficio segreteria, non so che l'ufficio cosa segreteria. Ha combinato, allora, sicuramente nel fare la trasmissione ha omesso di mandare no, questo. No, aspetta Mario, dopo di che continuerai, perché penso che sia il caso di affrontarlo. Quindi lei ti sta dicendo e ribadisce in questo momento, in questa seduta consigliare, che noi 4 giorni prima, se vogliamo i documenti, dobbiamo venire fisicamente in segreteria. Il regolamento è così. No, Presidente, sto chiedendo per cortesia glielo chiedo. Poi, io se per cortesia fare, le rispondo come da regolamento. Io voglio sapere lei che cosa intende, come comunica con noi, tramite la PEC, tramite il regolamento soltanto fisicamente, me lo deve dire, le PEC non valgono, quindi devo venire io fisicamente? Il regolamento prevede quella che è la mia funzione, poi la trasmissione degli atti, che la PEC sia un documento ufficiale, cioè un mezzo ufficiale, io non lo sto discutendo, consigliere, io sto allora... discutendo un'altra cosa, quella che è la mia funzione, perché lei deve capire e deve distinguere qual è stata la fase mia e qual è la fase successiva. Mi ha trovato impreparato nel momento che mi ha formulato la domanda... A che ora è pervenuta allora la domanda PEC la formula... relativamente al regolamento la domanda, punto numero 10? La domanda la formula segretario. Beh. Segretario comunale, per cortesia, ci vuol dire noi consiglieri qual è l'atteggiamento che dobbiamo tenere nei confronti della trasmissione degli atti che, ai sensi di un articolo ben preciso del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, devono essere depositati 4 giorni antecedenti la data del Consiglio? Ce lo vuol dire cortesemente, in modo chiaro. Il deposito è funzionale alla consultazione da parte dei consiglieri. Sì. Dopodiché, rispetto alla trasmissione, è evidente che i consiglieri possono chiedere ulteriori elementi o possono chiedere informazioni su quanto è stato trasmesso, eventualmente anche chiedere integrazioni. Quindi è evidente che una cosa non esclude l'altra. E né può considerarsi esaustiva della consultazione da parte dei consiglieri la mera trasmissione, questo è chiaro.
né può considerarsi esaustiva la mera trasmissione, quindi noi siamo comunque colpevoli di non essere venuti a pigliare visita. Vabbè, allora verrò 4 giorni prima, alle 8:30 di mattina, corte, l'ha detto lei in questo momento in Consiglio Comunale, prendo atto che ancora una volta la maggioranza si permette di scherzare sulla intelligenza delle opposizioni. Consigliere, ci tenevo a precisare solo che non volevo farle una colpa. Non ho capito, segretario. Ci tenevo a precisare che non volevo, lungi da me, farle una colpa per le facoltà che può e non può esercitare. No, segretario, guarda, segretario, io a questa età non ho più la volontà di voler offendere gli altri, ho solo la volontà di voler difendere il diritto che proviene da una regola democratica. Cioè noi tutti sapevamo fino a un minuto fa che i documenti ci venivano inviati in tempo debito, così come previsto dal regolamento. Oggi come oggi invece io vengo a conoscenza che questo è optional, se però può essere così, inviato nei tempi debito. Perché posso, non ho capito. Permetta di dire solo una cosa, se così fosse, noi ci hai acceso, se così fosse l'ufficio si assumerebbe la responsabilità di aver mandato tutti i documenti senza che ci sia un onere da parte del consigliere di verificarlo, cioè ci può capitare anche l'errore. Se lo deve assumere perché se l'ha assunta fino ad oggi questa responsabilità, vabbè, mi è stato sempre contestato. Io ho scritto decine di volte per questi controlli, proprio per questo, perché venivano fatti praticamente ad libitum. Questo è fatto all'insegna del vostro. Vabbè, allora vuol dire che io 4 giorni prima sono lì presente praticamente con la borsa e farò il carico di tutti i documenti che mi dovete fare in fotocopia. Grazie, però ne prendo atto questa sera per la prima volta. Grazie consigliere. Prego consigliere Pesca. A me dispiace della risposta di questo ufficio al consigliere Abate per un motivo molto semplice. Da parte della minoranza c'è stata sempre la massima collaborazione. Se ha lamentato una problematica vera, cioè quella di avere un regolamento 2 giorni prima, e io credo che da parte della maggioranza ci deve essere una risposta diversa dicendo guardate, è successo un problema e l'abbiamo inviato. Non è che adesso praticamente si deve far dal torto addirittura a consigliere Abate che è solo un problema, perché altrimenti io vi dico un'altra cosa, vi dico un'altra cosa, perché praticamente allora, se tutto ciò è vero, allora noi dobbiamo prendere atto che il regolamento, per quanto riguarda il regolamento dei servizi sociali, noi abbiamo portato all'attenzione della maggioranza, alla riunione dei capogruppo, e addirittura abbiamo fatto dopo, quindi abbiamo inserito, e dopo abbiamo fatto la riunione all'interno del consiglio con allora io dico, se tutto ciò è vero, è chiaro che il regolamento, per quanto riguarda il regolamento dei servizi sociali, è arrivato sicuramente dopo dei 4 giorni previsti. Questo volevo dire. Quindi, scusate, ma possiamo fare una proposta? Allora no. Noi abbiamo un regolamento, cambiamolo. No, stabiliamo nuove regole, stabiliamo che la proposta nel momento, all'istante, quando viene consegnata, deve essere inviata ai consiglieri, non stabiliamo un regolamento. Sì, no, se questa è una necessità così impellente, così forte, portiamo il regolamento in Consiglio Comunale, lo modifichiamo e risolto il problema. No, io voglio dire una cosa, c'è sta sempre la non massima... c'è, penso, nessun ottracismo da parte nostra, non voler farvi leggere le carte, di darvi le cose in ritardo, assolutamente. Cambiamo il regolamento. Ma non credo che lo spirito dell'intervento del collega Abate fosse quello di dire... Ma neanche deve sembrare che siamo noi che vogliamo nascondere le cose, consigliere. Ma non penso che sia quello l'intervento. Penso che debba esserci la massima collaborazione. Si sta stabilendo un modo tale da inviare tramite PEC i regolamenti e gli ordini del giorno. È chiaro che oggi, se ritorniamo... Che facciamolo, consigliere. No, ma voglio dire... Allora, dobbiamo fare i regolamenti la settimana prossima. Ma già diamo input al Presidente della Commissione regolamenti e modifichiamo questa cosa. Qual è il problema? Io quello che voglio dire è che se c'è una collaborazione, teniamola sempre presente questa collaborazione. Se ha sollevato una problematica, diciamo, c'è stato un errore della segreteria... Ma lo sto dicendo, consigliere. Sto dicendo modifichiamo, perché vi devo dire più di questo? No, ma non modifichiamo. C'è stato un errore prima, non dobbiamo modificare. Sì, ma se prima il regolamento diceva un'altra cosa, modifichiamolo così, sì, ci allineiamo alla richiesta della vostra. Vabbè. Io dico questo, se si è creata questa prassi ormai a livello di Consiglio Comunale inviare tramite PEC i regolamenti e gli ordini del giorno, continuiamo, però non andiamo a dire
No, dovete venire voi al comune, perché sennò altrimenti creiamo una problematica diversa. Scusa, signor, giusto per chiedere, grazie. Siccome viene tirata in ballo la segreteria non ha nessun interesse. No, la segreteria. Io dicevo, c'è stato un errore di tempo di trasmissione. C'è stato e basta, punto. Sì, ma una volta che nel regolamento stabiliamo che va inviata il giorno della convocazione, a quel punto lì, se non arriva la PEC, l'argomento non si può discutere più. Certo. Mentre oggi si può discutere, si poteva discutere, perché era presente al momento in cui il Presidente nei quattro giorni ha convocato il Consiglio. O no? Allora, scusami, una volta che vi sto dicendo facciamo così come dite voi, non va bene più. Penso, o no, di essere a disposizione da questo punto di vista. Siamo a disposizione tutti quanti. È nata una polemica per senza niente, questo è quello che dico. E lui ha soltanto una problematica. Non è che e siamo disponibili a venire incontro. Sindaco. Siamo disponibili. Condivido appieno la sua proposta da fare non entro una settimana ma addirittura entro 7 ore. La condivido appieno perché una volta per sempre chiarirà. Le porto però a conoscenza che per queste motivazioni addotte sulla trasmissione dei documenti, ne ho addotte tante altre riportate alle autorità competenti che dovrebbero effettuare il controllo esterno ma che non l'hanno effettuato, sulla riunione delle commissioni, sui pareri del Collegio dei Revisori, su tante altre cose. Mi hanno e mi avete costretto alle dimissioni a gennaio del 2021 da tutte le commissioni. Le mie dimissioni dalle commissioni non avevano e non hanno uno scopo puramente pubblicitario, avevano ed hanno uno scopo puramente accertativo. Accertativo della regolarità e della trasparenza dell'azione amministrativa. Li porterò a compimento. Quindi colgo subito l'occasione, ma non smorzo però quello di prima, colgo subito però l'occasione che ha detto lei, aggiorniamo immediatamente il regolamento sulla trasmissione degli atti che devono essere trasmessi per l'esame in seduta consiliare completo di pareri, del parere del Collegio di tante altre formalità previste dalla legge da voi ben conosciute, ma non trascuro il passato su cui ritornerò alla prossima convocazione di seduta consigliare in cui mi portate un regolamento da approvare. Grazie. Grazie. Anche entro 7 ore sono disposto io a fare consiglio consigliere per approvare la volta. Prego. Vorrei chiedere al sindaco perché ha ritirato tutti questi argomenti. Perché sono stati ritirati gli argomenti? Vabbè, senza che si fa risata, tanto c'è poco. Abbiamo parlato fino ad ora, consigliere. E perché? Per queste motivazioni che ci siamo dette, per perché per gli approfondimenti, perché dobbiamo approfondire, perché dobbiamo esserne, cioè è quello che abbiamo detto fino ad ora. No, io penso che avete la maggioranza più probabilmente su questi argomenti e li ha ritirati. Questo è un mio sospetto, può darsi pure. Penso che lei non sarebbe più contenta. Non sono contenta. Mi dispiace per io lei. Io faccio politica. Lei mi dispiace per lei. Lei ne fa un fatto personale. Per me la maggioranza non c'è più. Va bene. Secondo me si deve andare a casa perché ritirare tutti gli argomenti. Credo io che non c'è. Grazie, consigliere Botticchio. Allora rinnovo il 10° punto: regolamento per la gestione e l'assegnazione dei spazi acqui ai fini di ormeggio. Il sindaco propone il ritiro. Chi è favorevole? Chi è contrario? Abate, Pesca, Botticchio. Chi si astiene? Nessuno. Il Consiglio approva il ritiro del 10° punto all'ordine del giorno. 11° punto, approvazione del regolamento per il funzionamento del centro sociale polivalente su proposta dei consiglieri Lele Di Nardo, Gianluigi Verrone, Salvatore Coppola. Prego Salvatore Coppola, chi per esso esprima il ritiro dell'argomento. Bene, allora anche questo argomento viene proposto il ritiro. Ci sono interventi? Chiedo scusa, allora se non ci stanno altri interventi ne faccio un altro io. L'adeguamento testé enunciato dal consigliere Coppola, a mio modo di vedere, non è un adeguamento. Questo è una pastetta, come si usa dire, che la chiariremo nella prossima seduta consiliare, che questa sera veniva portata dal trio dei consiglieri che hanno sottoscritto. E ne discuteremo la prossima volta, non nel merito per approvare, perché come ho detto prima li avrei bocciati tutti, e il primo era questo, ma per le modalità sia dello stesso contenuto del regolamento, così la prossima volta non potete dire se l'è guardato diversamente Abate, me lo sono guardato una volta, e sia per la modalità con cui ci è stato trasmesso
e sia la modalità con cui non è andato in commissione e sia con tante altre modalità. Grazie, prego Pesca. Allora, è bene ritirare questo argomento, perché veramente era un argomento esplosivo per questo Consiglio Comunale, però voglio fare un invito. Non facciamo in modo che il centro sociale nel prossimo regolamento, laddove modificato, resti autonomo, perché il centro sociale degli anziani deve essere autonomo. Guai, guai, ritirate subito l'argomento. Io ritengo che il presidente debba essere nominato da parte dell'amministrazione comunale. Significa un'ingerenza in quella che è l'autonomia di un centro sociale. Quindi la prossima volta che portate questo argomento... Com'è? No, allora voglio dire, sto dicendo, carissimo, che tu sei stato il proponente, tu hai proposto, sai che cosa hai proposto? Che il sindaco nomina il presidente del centro sociale, quindi che... Però è questo nel regolamento, l'abbiamo trattato nella commissione, quindi c'è... No, l'avete fatta dopo che avete portato il regolamento ai capigruppo. È stata fatta dopo che ha sentito l'ordine del giorno, non prima, come si usa fare e come è normale fare. E quindi, se vogliamo fare, discutere questo argomento, la prima cosa da fare è togliere sicuramente la nomina del presidente del centro sociale da parte dell'amministrazione comunale. Grazie. Io voterò a favore di ritiro dell'argomento, perché era un argomento veramente che non poteva essere e passare approvato. Chi è favorevole al ritiro dell'undicesimo? Prego. Vabbè, io condivido il pensiero di Mario, effettivamente il centro sociale polivalente, Salvatore, tu sai che io stima e rispetto di te, però non dobbiamo portare troppo la politica in giro. La politica deve restare la parte politica e si svolge qui. Un centro sociale, voglio anche che l'assessore da Rienzo intervenga anche lei su questo regolamento, perché lei è l'assessore ai servizi sociali, ci siamo noi. Se ti stiamo a discutere l'argomento, ne voglio discutere pure io. Che significa? Però voglio che Vanna. Ci sarà occasione di parlare. Consigliere, ecco, okay, questo basta. Voglio dire. Va grazie. Bene? Chi è favorevole al ritiro? Allora, favorevoli tutti. Tutti. Chi è contrario? Abbate. Contrario. Chi si astiene? Nessuno. Nessuno. Il Consiglio approva il ritiro dell'undicesimo punto all'ordine del giorno. L'undicesimo punto, modifica regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione numero 45 del 14/7/2020. Prego, assessore Mutalipassi, è il proponente. Presidente, propongo la ritiro per le motivazioni di cui innanzi. Quale motivazione, assessore? Ve li vuoi ripetere? Abbiamo ritenuto necessità di effettuare ulteriori approfondimenti per dare eventualmente possibilità in questo periodo di crisi, maggiori possibilità ai contribuenti, perché se gli argomenti, diciamo le variazioni che riguardavano questi due argomenti erano delle variazioni che a parer mio venivano incontro ai contribuenti, in quanto il poter accedere alla rateizzazione comportava un minor onere. Riteniamo che forse c'è ancora la possibilità di fare ulteriori variazioni sempre a favore dei contribuenti cittadini agropolesi, soprattutto in questo periodo di emergenza socio-economica. Assessore, discutiamolo, approviamolo e poi facciamo praticamente dopo le variazioni. Consigliere, non discutiamo niente, no, perché vi è la proposta. No, Presidente, però sto la facendo prego. Un intervento. La prego. Questo è un intervento, quello di dire, vi invito a tenere l'argomento. La proposta non è in discussione, consigliere. No, forse non ci siamo capiti. Lei sta argomentando su un solo argomento, ritiro o non ritiro. Io sto argomentando a difesa praticamente del non ritiro. Abbiamo sentito la voce a favore del ritiro, adesso mi deve far parlare. Prego, per la voce del non ritiro. Però non c'è dibattito. Un'altra volta. Ma mi deve dire che cosa devo dire io a favore del non ritiro. Prego. Allora, ritengo che non debba essere ritirato, perché è possibile aiutare tutti i contribuenti che già avete aiutato, come state dicendo in questo momento, anche se con soluzioni migliori, ma una prossima volta facendo una variazione a quel regolamento. Allora stasera discutiamolo invece. Quindi sono contrario al ritiro, per questi motivi. Grazie, consigliere. Chi è favorevole alla proposta dell'assessore Mutalipassi al ritiro dell'argomento? Chi è contrario? Abbate, Pesca,
Botticchio. Il Consiglio approva il ritiro dell'argomento numero 12. Argomento numero 13 ed ultimo, approvazione piano programma 2021-2023, azienda speciale consortile Agropoli Cilento Servizi. Relaziona l'assessore Mutari Passi. Grazie Presidente. Allora, questo è un argomento importante, propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. In particolare è importante questa tematica perché è stata trattata all'urgenza e a seguito di una mia richiesta datata 24 maggio 2021, con la quale chiedevo all'azienda speciale consortile Agropoli Cilento Servizi, preso visione del piano programma che loro già avevano approvato nell'assemblea del CDA, di eseguire una modifica del piano programma stesso con l'impinguamento di una somma di euro 30.000 necessaria alla movimentazione della posidonia spiaggiata sui litoranei agropolesi. In un primo momento, in effetti, l'azienda speciale Agropoli Cilento Servizi aveva approvato un pieno programma. Ricordo a questo consiglio che negli ultimi anni l'importo complessivo del piano programma è stato dell'importo di euro 2.130.000. La prima versione del piano programma 2021-2023 era invece diminuita ad euro 2.100.000, in quanto la società, l'azienda, aveva rimodulato, aveva riformulato il servizio di gestione della banca dati a supporto del servizio di gestione dei verbali al codice della strada. Questo aveva comportato appunto la possibilità di ottenere per l'azienda stessa un risparmio di euro 30.000 e sulla base di questo appunto il CDA aveva riformulato il piano programma. Considerato però l'urgenza e considerato il fatto che appunto come Comune non abbiamo ancora approvato il bilancio 2021-2023, l'esigenza di apportare delle somme necessarie alla rimozione dal litorale agropolese della posizione spiaggiata, è stato quindi interessata la società, l'azienda, a rimodulare il piano programma. E quindi lo stesso è stato rimodulato nell'importo complessivo di 2.130.000 e il maggior importo di euro 30.000 si rendono necessari proprio a rimpinguare il servizio indicato alla lettera C del piano programma, ossia il servizio di manutenzione del verde pubblico e della pulizia degli uffici comunali. Ricordo a questo consiglio che l'azienda speciale esegue dei servizi di manutenzione strade, esegue i servizi generali per conto del Comune di Agropoli, il servizio di manutenzione, gestione banca dati e applicativi informatici, i servizi portuali, il servizio di controllo sosta a pagamento e il servizio di trasporto indigenti e disabili, abbinato al servizio sociale Sportello Amico. Ritengo che sia appunto, ripeto, per urgenza di eseguire questi lavori, quindi chiedo a questo Consiglio l'approvazione della proposta. Grazie Assessore, ci sono interventi? Questo non l'ho trovato, questo regolamento allegato alla delibera. È stato inviato quando? Non lo so. Non è un regolamento. Non è un regolamento. È una relazione soltanto? Sì, sì. È un piano programma, solo come relazione, quindi non c'è nulla di allegato. Quindi. Cioè, alla proposta sono allegati gli atti? Sì. Io non ho trovato gli allegati, questo è quello che dicevo. Non ho trovato gli allegati. Poi non lo so, se l'avete inviato, per cui non sono in grado di discuterlo. Consigliere, gli allegati erano pronti con la proposta alla data del 26 maggio 2021. Della proposta, gli atti allegati alla data del 27 maggio 2021, c'era cioè pronta la proposta e con il relativo piano programma. Ecco. Gli atti sono presso la segreteria, presso l'ufficio di ragioneria, se lei poteva anche spedirglieli di persona, se
se riteneva necessario, assolutamente. Non sono in grado di discutere. Sindaci, la risposta è data, se ci sono altri interventi. Sindaco. Allora, è molto importante questa delibera per noi, anche per un servizio che si sta avviando a fare la Acropoli Cerreto Servizi per conto del Comune. Voi sapete che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, si è discussa della questione della Posidonia spiaggiata e sapete che abbiamo avuto la disponibilità da parte della Regione Campania con l'approvazione del collegato alla finanziaria di una cifra ad hoc proprio per le continue segnalazioni che abbiamo fatto agli organi competenti. Vi avevo aggiornato nelle mesi precedenti, anche con le interrogazioni che sono susseguite, che stavamo lavorando per, insieme alla Regione, per trovare una soluzione e avevamo, questo naturalmente con un potere minore, naturalmente, avviato per quel che era nostra possibilità anche agli organi competenti a Roma di discutere della questione della Posidonia spiaggiata. Fortunatamente, in attesa della legge salvamare, sempre non collocato al decreto rilancio, si è discusso e si è fatto un emendamento, un piccolo emendamento ma sufficiente a togliere finalmente questo grosso problema del rifiuto speciale che così era classificata, insomma, la Posidonia spiaggiata, con, sapete, l'abbiamo detto tante volte, enormi costi per poter garantire uno smaltimento definitivo della Posidonia. Fortunatamente questa normativa è arrivata il 22 maggio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dove si chiarisce, insomma, che la Posidonia spiaggiata in particolari condizioni non è un rifiuto speciale, ma può essere utilizzata o trattata in maniera diversa. La legge parla di riaffondamento a mare, di utilizzo nell'agroalimentare e di utilizzo anche nel campo delle costruzioni. Questo, diciamo, rappresenta una prima importante riferimento che finalmente abbiamo avuto e che, se ce ne fosse necessità ancora, certifica il fatto che ci legava le mani rispetto a certe scelte. E quindi questa, diciamo, prima apertura, ripeto, ancora incompleta perché bisognerà chiarire ancora tante cose, però questa prima apertura ci consente un varco, una strada possibile nella normativa. Credo che saremo in assoluto i primi ad utilizzarla, non credo che altri comuni faranno a tempo, come stiamo facendo noi, a mettere in campo tutto ciò che è necessario. E per metterla in campo, naturalmente, abbiamo chiesto aiuto alla Regione Campania, che fortunatamente qualche giorno fa, proprio con il collegato alla finanziaria, ha finanziato 500.000 euro per il Comune di Acropoli proprio per lo smaltimento della Posidonia spiaggiata. Ha dato anche 100.000 euro al Comune di Casalvini e 150.000 euro per uno studio proprio per completare il percorso normativo. Quindi di questo siamo felici. Intanto noi, per avviare la pulizia delle spiagge, avevamo proprio trovato la soluzione di finanziare con l'approvazione di questo piano programma una somma da stanziare per far modo che la Acropoli Cerreto Servizi si faceva parte di gente e cominciava a pulire le spiagge, e contemporaneamente, utilizzando le normative che sono arrivate, possiamo immaginare finalmente non soltanto uno stoccaggio, ma finalmente la possibilità di togliere definitivamente dalle spiagge. Stiamo in queste ore studiando in maniera approfondita, collaborazione di tecnici competenti, in collaborazione con l'ARPAC, con ASLE e tutti gli organi competenti, di studiare qual è la strategia per arrivare e portare l'alga nella Posidonia nel posto giusto. Ci sono diverse possibilità, quando si parla di agroalimentare, naturalmente ci sono anche impianti che possono riceverle, stiamo valutando. Ma io ho avuto la possibilità in queste ultime ore di parlare sia con l'impianto di compostaggio di Eboli che con quello di Salerno, che ci hanno aperto la strada a un ragionamento per poter utilizzare
la nostra posidonia al pari della sfalcio di potatura come stabilizzante nella organizzazione del compost per l'utilizzo nel campo agricolo. Quindi questa importante novità la volevo comunicare, quindi importante il voto al piano programma della Agropoli Servizi, perché il processo può cominciare fin da subito, appena la società avrà ricevuto il piano programma, credo indirà le procedure per la selezione della ditta che comincia immediatamente a lavorare sul nostro litorale. Di là cercheremo di organizzare nel più breve tempo possibile, appunto utilizzando questa nuovissima normativa, magari passando per una stazione intermedia, ad arrivare o all'impianto di compostaggio con cui in queste ore stiamo lavorando per un accordo, oppure con altri impianti che possono ricevere questo materiale una volta che naturalmente questo viene lavato e pulito. Quindi di questo mi faceva piacere informare il Consiglio. Io ripeto, ne abbiamo parlato, è un primo passo in avanti. È chiaro che il percorso di pulizia delle spiagge comincia solo ora, vedo ancora tante difficoltà davanti, però abbiamo finalmente la possibilità, ecco, di giocarci la partita. Prima non eravamo nelle condizioni di giocarci a questa partita, oggi ce l'abbiamo, quindi di questo sono felice, insomma ve lo volevo comunicare. Ecco perché è un argomento importante questo, l'approvazione di piani di programma consente alla società di cominciare il percorso di spostamento della posidonia per posizionare in un posto di prelievo e di là il percorso di prelievo per lo smaltimento successivo. Prego. Allora, come diceva il sindaco, grazie al sottosegretario all'ambiente Vannia Gava, è stata lei che ha fatto questo emendamento. Oggi la posidonia spiaggiata non è più rifiuto speciale. Poi la regione si è adoperata a questo finanziamento di 500.000 euro. Però non so, l'Agropoli Cilento Servizi che c'entra? Agropoli Cilento è una partecipata. Io sull'Agropoli Cilento Servizi mi impegnerei più a sistemare gli interinali da 10 anni che non sono stati mai assunti. Lavorerei molto sulla Cilento Servizi, ma veramente a mettere ordine. Non usare sempre le partecipate perché poi arrivano i soldi. I pastette lasciatele perdere. Capite? Perché voi siete sempre in termini di pastetta. E quindi la posidonia spiaggiata, grazie alla Lega, e la ringraziamo, l'onorevole Gava, io ho cercato di ringraziarla anche di persona. Quindi speriamo che questi 500.000 euro diano lustro alla città, veramente. Poi partecipate, tutte quelle cose là, lasciatele stare. Regolarizzate i dipendenti, specie quelli che stanno al cimitero, che sono tutti interinali da 10-12 anni. Questo invoco io. Lavorate molto sulla Cilento Servizi, ma a dare lustro anche alla classe operaia, a chi lavora duramente. Va bene, grazie. Grazie, consigliere. Posso, presidente? Prego, consigliere Abate. Ritornando sull'argomento in discussione, segretario, io un poco l'avevo abbozzato, l'ho scritto, però adesso lo cambio, quindi se può pigliare appunti cortesemente. Innanzitutto vorrei che venisse trascritto a verbale che i consiglieri Botticchio e Pesca hanno dichiarato di non aver proprio visto gli allegati a questa proposta di delibera. Non va bene, consigliere. Gli allegati sono in cartella, allegato 1... Allegato 2, allegato 3. Propone di deliberare la proposta di delibera. Il piano programma, allegato 1. La relazione sul programma ordinario 2021, allegato 2. E provvedimento di rappresenta atto di indirizzo azienda, atto punto 3. Che mi dice? Ha finito, presidente? Certo. Allora, segretario, le sto dicendo, poi dopodiché se che lei non è pervenuta se lei non mezzo lo vuole far rimettere al verbale, okay, che i consiglieri nella cartella ci ma stava. Mi deve far finire di parlare, presidente, deve far finire di parlare. Noi vogliamo fare il tiritera fino alle 21 stasera. Lo fa lei. Allora devo finire di parlare. Va bene. Se non ho parlato bene, correggo, può darsi che ho sbagliato, può darsi che non ho usato una terminologia appropriata. Non hanno ricevuto niente alle loro poste mail.
con la loro PEC. Non hanno visto nessun allegato, cioè dal 28, da quando c'è stata trasmessa, parte prima fino a parte nuova, parte prima, parte seconda, parte terza, parte quarta, parte quinta, parte, non hanno ricevuto niente. Quindi di metterlo questo a verbale. Io aggiungo che c'è stato... Quando? Quando non trasmesso a mezzo PEC. A mezzo PEC. Un attimo, ormai Pesca, se mi fai finire di parlare... Posso... Però deve questi parlare documenti... Pesca, credo, no? No, sta facendo una dichiarazione a nome di Pesca. Io. Dopodiché Pesca corregge e dice Abate se l'ha inventato. Bene. Mi faccia parlare, Presidente. Bene. Se mi vuol far parlare, se non mi vuol far parlare, me lo dica, perché io me ne vado. Perché la democrazia non è soltanto dire puoi parlare. Allora, io invece li ho visti, ma oggi di sfuggita verso le 13, è arrivata una PEC verso le 13. Quindi presuppongo che questa PEC sia stata trasmessa anche ai consiglieri Bottiglio e Pesca intorno allo stesso orario che è stata trasmessa a me. Ore 13. Chiedo di ritrovare chi ha trasmesso questa PEC e perché l'ha trasmessa oggi e di volerne conoscere nome e motivazioni del perché. Perché qui sta diventando, a mio modo di vedere, carissimi signori, mi sto rivolgendo in questo momento ai miei concittadini, mi è sembrato di diventare la barzelletta della maggioranza. L'opposizione diventa la barzelletta della maggioranza. E si dice, ma questi tre documenti c'erano? Allora io mi chiedo, in un modo molto, ma molto educato e molto sommesso, ma se c'erano, perché non li avete trasmessi? Se avete trasmessi 10 volte, parte prima, parte seconda, perché sono sfuggiti, dirà qualcuno? No. L'opposizione non ci sta più a essere trattata come una barzelletta, questo perlomeno da parte mia, questo perlomeno da parte mia. Io non ci sto più a essere trattata questo. No, ma c'erano, però se non sono stati trasmessi un motivo non era perché non c'erano, ma perché semmai è sfuggito a chi doveva trasmettere. Io non ci sto, poi voi potete dare tutte le risposte che volete, i cittadini di Agropoli ascolteranno. Di conseguenza, dopo aver messo questo a verbale, mi chiedo, scendendo un attimo nel merito... Posso fare una domanda? Posso interromperla? Certo. Ma un consigliere, secondo il mio modesto parere, un consigliere che ha interesse a sapere di cosa si tratta di un argomento, penso che poi avrebbe pure avuto interesse a chiedere al momento in cui gli è arrivata la convocazione, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi aspettare che sia l'ufficio di segreteria che commette l'errore, se errore stiamo parlando? Ha finito, assessore? Scriva anche questo, segretario, cortesemente, che l'assessore risponde in questo modo, che se uno di noi può tenere no, un minimo... Un attimo, Presidente, devo parlare per cortesia, l'ho detto che dobbiamo parlare tutti, mi faccia parlare. L'assessore ha riferito che se io o un altro consigliere avessimo avuto interesse, ci dovevamo recare fisicamente nella segreteria a prenderne atto. Scriva, può accedere agli uffici. Anzi, lo sottoscrivo pure io questo. Per chiedere... Quindi ritornando, posso continuare? Quindi ritornando sull'argomento, adesso andiamo un po' nel merito di questo argomento. Questo piano programma, questo contratto, questa relazione aziendale, che oggi dovrebbero essere importanti per le motivazioni che ha detto il sindaco, e io ci credo alle motivazioni che ha detto il sindaco, dico tanto più importante era farcelo conoscere, nonostante la presa di posizione dell'assessore che dice se avevi interesse venivi fisicamente, io dico tanto più importante da parte di tutti voi della maggioranza farcelo conoscere, perché era un interesse comune per tutta la città. E invece no, questo argomento sarebbe dovuto transitare o no per una commissione che doveva esaminare questo piano programma, questo contratto di servizio e questa relazione, doveva o no transitare per una commissione consigliare? Perché non c'è transitata? Lei sta prendendo appunti, segretario? No. Vabbè, io li ripreparo io a casa e poi glieli mando. No, no, se mi dice... Perché me li ricorda? Abbiamo la registrazione. Esatto, quindi c'è la registrazione. No, io lo faccio per aiutare, Presidente. Sì, 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 sì. C'è poco, casomai, volesse fare spirito su di me, perché non sto facendo spirito in questo no. momento. Io sto... non facendo altro che il ruolo della mia minoranza, perché io intendo fare opposizione in questo modo, perché riconosco, Presidente, questo per darle soddisfazione, che il 90% dei consiglieri non possono essere smossi da un'opposizione che ha un 10% in tutto,
oltretutto a volte ammalata, a volte febbricitante e roba. Quindi di conseguenza io non posso smuovere le vostre idee, la vostra praticamente strada. Voi la percorrete e avete ragione, siete stati eletti al 90% dei consiglieri. Presidente, non è poco, 90%. Quindi la mia opposizione sta nel chiedere, questo lo ritengo io, poi gli altri fanno quello che vogliono, un rispetto delle regole, un rispetto delle regole democratiche, quelle che il Capo dello Stato ogni tanto enuncia, rispetto delle regole democratiche. Pure io chiedo il rispetto delle regole democratiche nell'interesse sovrano della mia città. Lui lo chiede nell'interesse sovrano della sua nazione. Chiedo scusa, quindi, consigliere, solo perché ha parlato della verbalizzazione. Sì. Per regolamento, per rispetto delle regole, la verbalizzazione è sintetica. Laddove il consigliere... No, presidente, perché ho chiesto, io sto parlando del registro, io sto parlando di tutta altra cosa. No, voglio precisare, del, il consigliere, come ci sta prendendo... No, segretario, ancora una volta sono stato qui, io non sto chiedendo che lei deve rispettare integralmente le mie parole. No, se ma lo guardi, può fare, le sto dicendo che lo può fare, però deve come dire, preannunciare la volontà di far mettere glielo date per iscritto. Diversamente... Glielo date per iscritto le altre volte, per la volta io non sto chiedendo, io stavo parlando... Stavo parlando al Presidente per far capire. Anche su questo andrebbe depositato in quel momento la dichiarazione scritta. Sì, ma io, di fatto gliel'ho depositata quasi sempre firmata. Poi gliel'ho mandata via Word o via PDF per agevolare il compito. Mi sembra che sia stato sempre corretto. Certo. Oltretutto no, mi poteva richiamare. Non sto dicendo questo. Quindi di conseguenza io non sto chiedendo che lei deve verbalizzare, sto dicendo al Presidente perché io voglio fare questo tipo di appunti. Come lei ha detto, sta prendendo appunti. No, vabbè. Se non me lo dice io non posso... Non c'è problema, lo verbalizzi come meglio crede, perché tanto farà sicuramente bene. Vabbè, quando ho interesse a fargli un verbale preciso, glielo consegno e gli chiedo pure di inserirlo nel corpo del verbale. L'abbiamo fatto altre volte, lo continueremo a fare, per questo scorcio di legislatura, di consigliatura che ci rimane. Quindi questo è il mio modo di posizione. Quindi perché non è transitata per la Commissione, stavo dicendo? Doveva transitare per una Commissione, perché è un interesse sovrano per la nostra praticamente, diciamo, comunità esaminare questo piano programma, questo contratto di servizio e questa relazione aziendale. Poi, siccome ho i dubbi, che per me sono certezza, che quei documenti noi li dovevamo conoscere, e siccome voi... A mio modo di vedere sempre, quindi non vi offendete, ma a mio modo di vedere, vi siete incartati, cioè non avete mandato i documenti a noi dell'opposizione così come altre volte avete fatto, nei tempi e nei modi dovuti, vi chiedo di ritirare l'argomento, ancorché di importanza primaria, perché noi abbiamo interesse a valutarlo questo piano programma, questa relazione aziendale, così come avete avuto voi interesse a parlarne bene. Ovviamente non chiedo, Presidente, di metterlo ai voti per il ritiro, perché sarebbe l'espressione totalitaria di quel 90% che l'ho detto, cioè assisteremmo a una votazione falsa, perché tutti i consiglieri, il 90% sono della vostra maggioranza, faranno tutto ciò che ha deciso praticamente la maggioranza. Quindi non faccia questa mortificazione di mettere le voti, decida se ritirarlo o non ritirarlo il proponente. Prego, Sindaco. Qualche volta serve anche la clava e la utilizzeremo se necessario. Come fa il consigliere Abbate, mi rivolgo ai cittadini di Agropoli. Dovete scegliere e sceglierete in futuro tra una maggioranza che guarda a risolvere i problemi nel pratico, di arrivare alle soluzioni, di essere semmai anche temerari per il bene della città. Per questo va votato l'argomento. Perché noi, per non perdere tempo ad attendere il finanziamento, abbiamo chiesto all'Agropoli, ci rendo servizi, di cominciare a pulire le spiagge, perché non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo di rimandare questo argomento. Non abbiamo tempo neanche di aspettare il finanziamento regionale, perché siamo già in ritardo. Per questo motivo noi, con grande di forza, con grande coraggio, gettando il cuore oltre l'ostacolo, noi votiamo e andiamo a pulire le spiagge. Dall'altra parte le opposizioni, formalismi, chiacchiere, si arrampicano sugli specchi. Questa è l'opposizione che io vedo. Cioè noi dobbiamo andare a ritirare un argomento così importante, che ha un futuro diretto sulla città di Agropoli per le prossime settimane, perché
il consigliere non è stato informato, il consigliere aveva la possibilità, come abbiamo detto, di venire in comune e prendersi le carte e studiarsele. E abbiamo anche detto che questa cosa finisce qui, questo è l'ultimo consiglio comunale, perché dal prossimo approveremo un regolamento in cui manderemo la mail, così non si scomoderanno più. Quindi abbiamo trovato una soluzione. Cosa mi vengono a chiedere oggi? Di buttare a mare questo argomento così importante e di non andare a pulire le spiagge? Care cittadine comunali, scegliete. Scegliete tra una maggioranza che ha questi comportamenti decisi, va avanti perché deve risolvere il problema, e tre che si arrampica sugli specchi, fa chiacchiere e parla in maniera vergognosa di pastette. Lei semmai fa le pastette, noi qua le pastette non le facciamo. Presidente, devo rispondere, devo rispondere un attimo io, perché posso, perché ha risposto. Se stiamo calmi, sì, se no, se ne deve andare, giustamente. No, quello che ha detto è vergognoso, perché, e se ne va. Perché ha risposto Botticchio a me prima, solo per questo, presidente. Allora, segretario, questa è una parola che gliel'ha detto. I cittadini hanno ascoltato ciò che ho detto, il sindaco evidentemente no. Sì, sindaco, no, poche parole, sì, sindaco evidentemente no. Evidentemente no. Perché un ignorante arrogante. È un ignorante arrogante. Il sindaco è ignorante. Sì, 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 sì. Il sindaco è un ignorante arrogante. Punto, ho finito il mio intervento. Prego, Pesca. Non si è rivolta all'intera minoranza, non so perché. Io ho soltanto, se posso, ho soltanto riferito e ho detto che non potevo partecipare alla discussione perché, per quanto io avevo controllato sulla PEC, non avevo avuto questa documentazione allegata alla delibera. Questo ho ritenuto di dire e ho detto. Quello che ha detto il sindaco purtroppo se n'è andato, ma mi sembra veramente strano una cosa. Cioè oggi lui ci dice che noi come minoranza vogliamo bloccare il paese perché non vogliamo far pulire le spiagge. E allora veramente dobbiamo rispondere che voi siete giunti al 3 di giugno, oggi, e non avete ancora programmato la pulizia delle spiagge. Devo credere questo. Devo credere che veramente... Allora che amministrazione è? L'amministrazione comunale, che di una città turistica come Agropoli, arriva al 3 di giugno e non ha programmato la pulizia delle spiagge. Relativamente, consigliere Vesca, però faccia la persona corretta. Allora, deve essere corretto però, no, allora, perché adesso, se vogliamo dare una notizia sempre diversa da quella della realtà, deve essere corretto. Io voglio terminare. State pulite le spiagge dove vi è lo spiaggiamento della Posidonia Oceanica, precisamente la Marina e il Lido Azzurro, punto, San Marco. È pulito? No, domanda che gli faccio io, perché ecco. Stavo discutendo di questo. Se noi diciamo questo, diciamo una cosa che secondo me è sbagliata per una città di Agropoli che possa dire che noi dobbiamo aspettare questa delibera per la pulizia delle spiagge. E altrettanto è sbagliato, caro Presidente, dire che oggi noi dobbiamo pulire le spiagge, programmiamo la pulizia delle spiagge il 3 di giugno, anche quelle spiaggiate con le alghe. Questo per me è un qualcosa di sbagliato. Vi dirò di più. Della spiaggia e della Posidonia ne abbiamo discusso qua circa un anno fa. Certo, i suoi progetti. Quindi non è che bene. Praticamente l'argomento è nato oggi, per cui oggi si pone questa problematica in estate stessa. Quindi di questo argomento potevamo discutere anche prima. Questo è quello che ho detto. Non è così. E vi ripeto. Grazie. Non è così. Prego, consigliere Botticchio. Allora, io chiudo semplicemente, il sindaco si è arrabbiato perché ovviamente lui non riesce a reggere il confronto, e lo capisco, una città all'abbandono, con disagi sotto tutti gli occhi di tutti, è giusto che lui, come dice, si alza la clava, però poi se n'è andato. Abbandonare l'aula e attaccare la minoranza in quel modo e abbandonare l'aula e evitare il confronto, ovviamente è una sconfitta per voi di maggioranza. Questa è la sconfitta. Prima avete ritirato tutti gli argomenti e poi il sindaco abbandona l'aula. Sull'Agropoli Cilento Servizi passano circa 2 milioni di euro l'anno. Non certo si aspettano piani contro piani per pulire le spiagge. Il turismo doveva essere un volano di questa città.
turismo e commercio, ma commercio posso pure capire se è spostato tutto alla cittadella a mattina, ma il turismo chi è che si paga la tassa di soggiorno, si paga la tassa sull'imbarcazione, sull'ormeggio, si pagano tante tasse, ma arriviamo al 3 di giugno e le spiagge sono pulite, poi addirittura viene attaccata la minoranza. Ovviamente si vuole far passare il messaggio che la minoranza non vuole far pulire le spiagge. Questo qua cadiamo nel ridicolo. Io dico solo a voi, assessori e consiglieri comunali, non votate tanti argomenti che toccano non la città direttamente. Io prima ho parlato della Cilento Servizi, ma cosa ho parlato? Dei dipendenti, degli interinali, ci sono tanti problemi. Il sindaco affronta i problemi a spiaggia, le alghe, ma le alghe ogni anno ve le siete sempre fatte a Montagnella, doveva venire la Lega per far la legge e perché provvedesse un fondo regionale. Cioè voi cosa vi siete dati da fare? Ma scusate, non si regge il confronto, va via. Ma cosa avete fatto per la città di Agro? Se mi spiegate in questi 3-4 anni che io sto qua, cosa si è fatto? Non si è fatto niente, niente, solo disaccordi e proposte sempre tra di voi. Poi il consigliere Abate fa bene, lui la mette anche sul lato tecnico, sulla tempistica, sulla trasmissione di atti. Ma gli atti li leggo prima, li leggo dopo, sono atti fallimentari, perché alla fine, ai fini pratici, non fate mai niente, si devono muovere i piani alti perché può funzionare qualcosa in questa città. A me dispiace che il sindaco ha preso un altro strafalcione, evidentemente ogni consiglio comunale ne piglia uno, che è andato via, abbandonato e non ha voluto confrontarsi, accusare la minoranza, puntare il dito sulla minoranza. La minoranza fa il proprio lavoro, lavora a difesa dei diritti di questa città, dal più piccolo operaio al grande professionista, perché la città cresce su programmi, su proposte, su discussioni, non cresce sulla dittatura fascista. Non cresce, non crescerà mai, non crescerete voi, non andrete mai d'accordo, ritirerete altri argomenti, non li discuterete più, perché non c'è la coesione tra di voi, perché manca lo spirito fattivo per far rinascere questa, è una città sporca, e sentir dire la minoranza è contro, quando io mi faccio un mal di stomaco, mi prendo girando la città, erbacce e quant'altro, e magari poi dice corriamo là, perché non c'è un'organizzazione, eppure la Cilento Servizi è grande come classe operaia, lavora, io non ho niente, anzi insisto ancora oggi, nella Cilento Servizi gli interinali vanno sistemati, da uscire qua sotto, che manca pure una guardia qua sotto, dall'uscire al cimitero, c'è una disorganizzazione, siete disorganizzati, quello è il vostro problema, perché non andate d'accordo più, ecco perché il sindaco si arrabbia e abbandona l'aura. Grazie. Prego, consigliere Di Filippo. Giusto due chiarimenti doverosi. Per quel che concerne le pulizie delle spiagge purtroppo che non hanno l'annoso problema delle alghe, per fortuna che non hanno l'annoso problema delle alghe, sono state ripulite sia a mano che con i mezzi meccanici, che sono già quasi totalmente fruibili ai turisti e ai vacanzieri dei cittadini agropolesi. È giusto una parentesi, penso altrettanto doverosa, sul finanziamento, voglio solo ricordare che il finanziamento regionale avuto da una giunta e da una regione da colore e a coalizione politica completamente di sinistra, ha varato e sostenuto con 500.000 euro la rimozione. La legge di destra, prego. La legge di Draghi, il decreto Draghi, l'hanno votato anche il Movimento 5 Stelle, ha partecipato anche il Partito Democratico, quindi non è di destra. La verità, si è arrogato il diritto più volte il Movimento 5 Stelle, che più volte ha lavorato con la legge Salvamare, con la senatrice, mi sfugge il nome... La Mura, la quale ha seguito con grande attenzione il tutto, quindi la legge di tutti e non penso che solo della Lega, e ritengo opportuno chiarire. In più il finanziamento invece del centro-sinistra, che ha avuto il coraggio di varare 1 milione di euro, che poi sono solo 500.000 euro sono venuti per il problema agropolese. Grazie, scusatemi. Caro consigliere Di Filippo, il PD è stato a guardare per anni e voi avete fatto la Montagnella. Doveva arrivare Vanni a Gava, sottosegretario all'ambiente. Che vi piace, non vi piace, non mi interessa. Grazie a lei e l'ho ringraziata anche di per sua. Va bene? Io credo che se riusciamo a risolvere il problema della Posidonia, nessuno di voi si deve mettere lo scudetto.
penso che sia una vittoria dell'intera città e credo che la vittoria vada da destra a sinistra e passa anche attraverso i 5 Stelle che per più sono interessati di questa problematica. Noi ci auguriamo soltanto, penso per la città tutti, la risoluzione del problema. E spero che veramente queste somme che la Regione ha stanziato e che ci spettavano da Colonnè, che ce l'ha stanziata perché ce la dava così, penso che e si possa risolvere questo problema. Tutti noi dobbiamo essere soltanto felici e contenti, senza avere nessuno pretende il partito che l'ha più salvato. Grazie. Grazie. Chi è favorevole alla proposta? Il sindaco non c'è. Facciamo l'appello perché se ne... Allora, sindaco, sto chiamando chi è favorevole alla proposta numero 13. Chi è contrario? Abate, Pesca, Botticchio, astenuti, nessuno, per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Abate, Botticchio, Pesca, astenuti, nessuno. Il consiglio approva, si concludono gli argomenti, vi auguro buona serata.